crisi si è puntato su Roma e il Vaticano potrebbe essere il prossimo obiettivo del gruppo jihadista che ha rivendicato gli attentati di Parigi. A riferirlo sono media tedeschi e israeliane. Su base di fonti americane, anche se dal nostro ministro dell'interno Angelino Alfano, arrivano smentite su possibilità concrete di rischio. Ogni ipotesi, ha precisato comunque Alfano, non è da sottovalutare, anche perché sono noti i messaggi dell'ISIS che parlano di un assalto alla capitale e al cuore del cristianesimo. Un fatto è certo, la minaccia del terrorismo di matrice islamica si è aggravata in forme diverse e in diversi teatri di crisi. La tensione resta dunque altissima dopo gli attentati di Parigi e anche a Roma vengono rafforzate le misure di sicurezza nei luoghi ritenuti sensibili ed alta affluenza, come proprio San Pietro, dove domenica si è svolto il consueto Angelus alla presenza di numerosissimi fedeli e turisti. La polizia ce n'era tanta di polizia? Abbastanza. Si sente sicura qui in Italia? Sì, la verità sì, mi sento sicura, sì. Ma l'Islam fa paura, signora? L'Islam è un po' sì, ma non qui. Sorvegliata speciale anche Piazza Farnese, sede dell'ambasciata di Francia, dove molti continuano a portare fiori e biglietti per dare forza al paese ferito. Mentre a poche centinaia di metri di distanza, nel quartiere ebraico, poliziotti in borghese e pattuglie delle forze dell'ordine vigilano sulla sinagoga e sulle scuole. Qua non è la comunità ebraica che è minacciata, qua siamo minacciati tutti. Sono minacciato io, è minacciato lei, è minacciato tutte le persone che sono libere in questo mondo. Blindato anche l'aeroporto di Fiumicino, dove alcuni giorni fa due falsi allarme bomba avevano richiesto l'intervento degli artificieri, ma si cerca di non cedere il passo alla paura. Cosa facciamo? Ci facciamo spaventare? Non andiamo più da nessuna parte? Ma se gli italiani provano a non farsi vincere dal terrore, le polemiche sulla fragilità dei sistemi di sicurezza continuano. Mentre è ancora aperta la caccia ai complici dei terroristi di Parigi, un video conferma che Hayat Boumedien, moglie di Hamedi Coulibaly, è arrivata nei giorni scorsi in Siria dalla Turchia, dopo aver preso tranquillamente un aereo da Madrid a Istanbul. Ieri sera, infine, i pirati informatici fedeli al califfato hanno annunciato di aver violato i computer del Pentagono, Ministero della Difesa americano. La guerra si combatte anche su questo fronte. Allora, buongiorno, ben ritrovati. Questa è la copertina di Charlie Hebdo che sarà in edicola domani in 3 milioni di copie. Erano più o meno 60.000 le copie prima dell'attentato. Sarà in edicola anche in Italia con il Fatto Quotidiano. Tutto è pardonné, tutto è perdonato. C'è un Maometto con una lacrima che tiene in mano l'ormai famosissimo cartello Je suis Charlie. Non hanno paura i giornalisti di Charlie Hebdo, non arretrano e questo ci fa un gran piacere, però in Italia in realtà la paura cresce. Avete visto nella nostra scheda iniziale, il Vaticano pare essere nell'occhio dei terroristi, nel mirino dei terroristi, e dunque anche la comunità ebraica vive momenti di grande paura. Tra l'altro vi leggo un'agenzia, perché a Washington una persona è morta e altre 84 sono state ricoverate in ospedale dopo che un tunnel della metropolitana cittadina si è riempito di una densa coltre di fumo. L'incidente è avvenuto in piena ora di punta, non si capisce bene cosa sia successo, però naturalmente anche qui l'allerta è altissima e la preoccupazione è tanta. Una delle cose che più spaventa di questo drammatico momento che stiamo vivendo è il fatto che alcuni di questi potenziali terroristi sono nostri concittadini, sono persone come noi, cresciute nel nostro paese, andati alle nostre scuole, sono i famosi foreign fighters, ne abbiamo già raccontati parecchi negli scorsi giorni, lo sapete, Giuliano Del Nevo a Genova. Ce n'è un'altra, si chiama Maria Giulia Sergio, anzi si chiamava perché adesso si chiama Fatima, è cresciuta ad Inzago, in provincia di Milano, e il nostro Francesco Magnani è andato a vedere come può succedere che una ragazza di 27 anni finisca arruolata nell'ISIS. Ne parliamo subito dopo in studio con i nostri ospiti, ma guardate il servizio perché è molto interessante. Il nostro paese, che è sempre stato un paese tranquillo, ne parlano molto di questa cosa qua. Sì, con preoccupazione. Insomma, c'è mica troppo da scherzare con quello che fanno. Nel nostro paese vive forse una famiglia di jihadisti? Da 3 giorni è il dubbio che tormenta chiunque qui a Inzago. In questa distesa di villette e capannoni tra Milano e Bergamo è cresciuta Maria Giulia Sergio, 27 anni, napoletana di nascita e dal 2007 convertita all'Islam. Da allora si fa chiamare Fatima, come l'ultima figlia di Maometto, e tramite la sua pagina Facebook inneggia alla guerra santa. Da 3 mesi ha fatto perdere le proprie tracce e secondo
fonti di intelligence, sarebbe l'unica donna dei circa 50 combattenti islamici italiani pronti a battersi tra Siria e Iraq a fianco dell'ISIS. Era tutta imbacuccata, sì, con gli occhi fuori e basta. L'abbiamo vista che passava ogni tanto, però non è che la conoscevamo. Sempre col velo? Sì, sì, sempre tutta vestita di nero. Fino a quando la gente ne parla e tutto è all'esterno, poi invece quando li hai in paese la sensazione è diversa. In questo appartamento, a due passi dal centro di Inzago, vivono ancora i genitori e la sorella maggiore di Maria Giulia. Anche loro convertiti all'Islam, ogni tentativo di contattarli si è rivelato vano. Dopo alcune interviste sul conto della figlia, hanno alzato un muro di silenzio. Una domanda su Fatima. Da quanto non ha notizie su di lei, signora? Signora, la prego. Uno spettro che sfugge allo sguardo, ma che spaventa. Ecco cos'è oramai Maria Giulia. Pochi in paese amano parlare di lei, ora che è Fatima, molti la temono. E anche dove sembrerebbe facile trovare notizie sul suo conto, alla fine tutto si rivela inutile. Questo è il centro islamico di Treviglio, dove Fatima si sarebbe sposata con il suo attuale marito albanese, ma parlando con i responsabili abbiamo una versione completamente differente. Non conosciamo questa signora. Non è mai venuta qui? È venuto suo parente, non lo so, a chiedere il matrimonio qua, ma noi non facciamo il matrimonio qua. Quindi non si è sposata qui? Non si è sposata qua. E lei esclude che frequentasse? No, non frequenta, non le conosciamo. Se è entrata l'Islam è una bella cosa, non è una brutta cosa. È una bella cosa anche che sia andata a combattere la jihad, se sono vere le parole. Se vai, la jihad è un'altra cosa, quelle che entrano jihad non è mica siamo musulmani. Allora, questo era Inzago, provincia di Milano, fa una certa impressione. Volevo subito sentire un commento di Filippo Bubbico, benvenuto, viceministro all'interno, fase molto delicata, tra l'altro poi voglio che lei mi dica anche che pericoli, che allarme c'è su Roma, però prima volevo un commento su questo tema, visto che ieri anche alla Camera Gentiloni ha detto che sono 50 i foreign fighters, cioè gli italiani arruolati nell'ISIS. Sì, noi siamo ben consapevoli che la situazione è abbastanza complicata, lo stiamo dicendo da tempo, i fattori di rischio sono cresciuti e i fatti di Parigi hanno confermato che la minaccia era reale e riguardava l'Europa. E noi siamo quindi ben consapevoli dei rischi che corriamo. E il sistema di sicurezza del nostro paese è stato da tempo allertato rispetto ai nuovi pericoli e ogni giorno viene rafforzato questo sistema sulla scorta delle informazioni che noi vogliamo scambiare con maggiore sistematicità con i nostri partner europei ed occidentali. E anche sulla scorta delle evidenze che le forze di polizia, i nostri servizi registrano giorno per giorno. Solo due giorni fa il capo della polizia... Ma mi perdoni Bubbico, è solo che ci sono delle immagini da Parigi perché c'è l'omaggio della nazione alla prefettura di polizia di Parigi, ai poliziotti uccisi negli attentati e c'è Hollande che sta parlando da vicino con i parenti delle vittime. È una cerimonia naturalmente molto solenne e si vede Hollande, probabilmente questa è la madre di Ahmed, credo, non ne siamo sicuri, ma insomma la scena è molto toccante, giusto per dire quanto appunto poi la polizia sia in prima fila coinvolta in quello che sta succedendo. Mi scusi, prego. No, stavo dicendo che solo due giorni fa il capo della polizia ha diramato una ulteriore circolare ai prefetti, ai questori, d'intesa con il ministro Alfano, con il presidente del Consiglio Renzi, perché in ciascuna prefettura, in ciascuna realtà del nostro paese vengano riconsiderati gli obiettivi sensibili e venga verificata la struttura di sicurezza che noi dobbiamo aggiornare continuamente perché
venga fatto tutto il possibile per garantire sicurezza al nostro paese e ai nostri cittadini. Allora, arriviamo adesso anche alle cose che possono succedere, compresa la possibilità di cambiare l'accordo di Schengen, che sarebbe l'accordo di libera circolazione delle persone all'interno della Unione Europea. Saluto però Alessandro De Angelis, collega ed amico dell'Huffington Post. Benvenuto Alessandro. Ben trovato. Massimiliano Fedriga. Aveva iniziato bene. Detto il buono, dovete sapere che stamattina ha fatto una cosa bella. No, cioè, è vero, ha fatto una cosa bella, perché non dirlo? Hanno comprato un gratta e vinci con Elisabetta, con la mia adorata Elisabetta. Ha vinto, perché Federica è fortunato. Più che buono sono fortunato. Esatto. È fortunato e ha regalato la vincita a Elisabetta. Bravo, mi è piaciuto molto. E poi è arrivato Maurizio Bianconi, che è deputato di Forza Italia. Io lo continuo a chiamare di Forza Italia. Adesso voglio di Forza Italia, di Forza Italia. Però se è un po'... Faccio parte della minoranza. Minoranza, conflitto. Siamo insieme, benissimo. Ok, Bubbico, le faccio vedere una cosa però, perché ieri a Piazza Pulita è andato in onda un servizio molto interessante, qui parlavano dei poliziotti, quelli che sono impegnati a difenderci dal rischio terrorismo, e dicevano delle cose, secondo me, molto preoccupanti. Le faccio ascoltare un breve passaggio e poi ci dà la sua opinione. Vediamo. C'è mamma nello sbaraglio. Ogni volta che dobbiamo svolgere questi servizi hanno messo due pupazzi davanti a una macchina con giubbotto antiproiettile per far vedere che eravamo presenti sul territorio con strumenti idonei, cosa che non è assolutamente vera, perché strumenti idonei non ne abbiamo, e se li abbiamo, quei pochi che abbiamo sono scaduti, vedi i giubbotti antiproiettili, vedi anche i caschi. Non credo che si possa essere pronti, perché sicuramente noi non siamo addestrati ad uccidere come possono essere queste persone che vengono aggregate da queste organizzazioni. Secondo me noi siamo carenti nei mezzi, siamo carenti nel personale, siamo carenti nel controllo del territorio, perché comunque siamo sempre pochi, non abbiamo mezzi idonei, o comunque quelli che ci sono insufficienti. Voi siete tranquilli? No, c'è un malessere diffuso in tutti i colleghi, che si vive adesso anche con la paura e con il terrore di potersi trovare di fronte a qualche cellula in grado di fare una cosa del genere. Sono parole che ci mettono i brividi, devo dire. Adesso sentiamo la replica di Bubbico, del viceministro all'interno. Però scusi un attimo, Bubbico, perché nel frattempo vedo che sta replicando a Strasburgo Matteo Renzi. Dovete sapere che stamattina si chiude a Strasburgo il semestre di presidenza italiana, il semestre europeo. Renzi stamattina ha parlato alle 9:30, c'è stato un ampio dibattito. Salvini è stato molto duro, adesso poi ne parleremo con Massimiliano. E adesso però sentiamo un attimo Renzi, perché sta replicando Renzi al dibattito che ci sarà al Parlamento. Sentiamo un momento. Avanti. La net neutrality, non il roaming purtroppo, su cui penso si siano registrate le divergenze maggiori. Quindi non c'è dubbio, ci sono anche tanti aspetti che non sono stati raggiunti come avremmo voluto. Il dibattito, quella parte di dibattito che si è concentrata sui risultati del semestre, è però una parte di dibattito che ci ha particolarmente colpito per l'attenzione data anche da colleghi di altre forze politiche o di altri paesi sui risultati oggettivi raggiunti. C'è poi un secondo elemento, che è il dibattito, come spesso avviene, del paese di provenienza. L'occasione dell'inizio della fine del semestre è sempre l'occasione per un dibattito anche politico, reso più complicato sicuramente in Italia, perché la difficile transizione italiana ha visto succedersi alla guida del governo governi politici di una parte e governi tecnici e poi governi politici di alleanze di coalizione, guidati in alcuni casi da componenti opposte. Però trovo davvero strano che i deputati europei che rappresentano l'Italia evidenzino con questa grande cura, certosina, tutti gli aspetti negativi del nostro Paese. Lo dico a lei, Presidente Tajani, che ha servito le istituzioni europee anche in altra veste, non solo nel Parlamento, e che ben sa e conosce questo elemento, anche se veniamo da famiglie politiche diverse. Mi riferisco per esempio all'onorevole Maltese, che non è qui in sala, quando lui sostiene l'Italia al terzo debito pubblico al mondo. È vero, l'Italia ha un debito pubblico significativo, pensate, 2 triliardi di euro. Eppure nessuno sottolinea che l'Italia ha il primo risparmio privato al mondo.
4 triliardi di euro. E quando i deputati 5 Stelle vengono a evidenziare come le famiglie si stiano impoverendo, beh, questo cozza, come talvolta accade, contro la realtà dei fatti e dei numeri. Pensate, in un tempo di crisi le famiglie italiane hanno visto crescere i propri risparmi da 3,5 triliardi di euro a 3,9 dal 2012 al 2014. Perché è accaduto questo? È accaduto questo perché l'economia italiana, mi perdonerà il Parlamento se sono costretto a rispondere anche su questioni domestiche, vive una fase di terrore, di preoccupazione. I messaggi che arrivano sono messaggi improntati non semplicemente all'austerity, che è il dibattito filosofico-culturale che potremmo a lungo tenere, ma al terrore e alla paura del futuro, a considerare il futuro come una minaccia. E quindi arriviamo al paradosso che in questi mesi l'Italia ha visto aumentare i propri risparmi e i propri denari. Le famiglie si stanno paradossalmente arricchendo perché hanno preoccupazione e paura. È molto difficile convincervi della realtà, però la realtà piano piano si impone. Lo dico all'onorevole Moi, deputata 5 Stelle, che sottolinea i gravi problemi della corruzione in Italia. Bene, proprio nel 2014 il Parlamento italiano, su proposta del Governo, ha scelto, pensate un po', ma forse non hanno fatto in tempo a dirglielo, all'unanimità, sulla proposta del Governo di affidare a Raffaele Cantone il compito di guidare l'autority anticorruzione che ha consentito di commissariare il MOSE. Vorrei rientrare un istante in studio. Naturalmente continuiamo a ascoltare Renzi dalla regia. Se ci sono dei passaggi importanti me li segnalate, perché in studio il dibattito è caldissimo. La prima Federica ha detto pagliaccio e Bianconi ha risposto io ve l'avevo detto. Poi hanno detto che parla come Berlusconi. Cioè proprio siamo... Vabbè, chiaro che loro fanno il loro mestiere, diciamo, di opposizione, ma colpisce un dato. Però parla un po' come Berlusconi, no, il risparmio privato no, è un cavallo di battaglia di Berlusconi, colpisce, famosissimo. Colpisce un dato che poi è stata la cifra di questa gestione del semestre di presidenza italiana all'Unione Europea, perché ricordiamolo, questo è il discorso conclusivo che chiude questo semestre, cioè che è stata la gestione del semestre da parte di Renzi tutta in chiave interna. Lui di fatto risponde a Maltese, risponde ai 5 Stelle, risponde a Salvini. E non è un caso che nel frammento che abbiamo visto risponde a tutti gli europarlamentari nazionali. Cioè sembrava quasi di stare a un dibattito... Sta replicando a Salvini, fatemelo sentire, replica a Salvini. Forse minore presenza all'interno delle istituzioni europee che serve ormai da 11 anni. Quando l'onorevole Salvini, che è impegnato in una battaglia politica nazionale che io rispetto perché sta dall'altra parte, arriverà alla campagna elettorale tra 3 anni, tra 4 anni, quando sarà, tra 3 anni, non vorrei allungare la legislatura, quando l'onorevole Salvini sarà in campagna elettorale sarà facile per i cittadini italiani chiedergli ok. Chiederemo a Renzi che cosa ha fatto in Italia, chiederemo a Salvini cosa ha fatto in questi 15 anni al servizio dell'Europa. Io però posso dire oggi qui, nell'andare poi a concludere rapidamente, che in questa giornata di oggi il gruppo politico che rappresenta il modello dell'onorevole Salvini ha ad esempio proposto la sospensione degli accordi di Schengen. Si tratta di un obiettivo che il Presidente Marine Le Pen, l'onorevole Marine Le Pen, ha illustrato, non in aula, ma ha illustrato con grande attenzione all'interno della conferenza stampa. Vorrei citare che cosa diceva il ministro degli interni italiano, componente dello stesso partito della Lega Nord, guidata da Salvini, che diceva esattamente questo: sospendere Schengen sarebbe la fine dell'Europa. Credo, diceva in quel caso Maroni, che l'Italia debba essere totalmente contraria alla chiusura dello spazio Schengen. Questo accordo, questa considerazione, questa frase dell'onorevole Salvini, non che si sta tiene cercando più di svoltare. Bisogna far parlare un attimo Bianconi, che non si tiene più. No, fa ultima cosa, dice agli altri quello che avevano detto e poi magari il contrario, quando in Parlamento ogni 2 per 3 la gente si alza, dice quello che ha detto lui e ha fatto esattamente il contrario. Io stesso
quando lui si insediò, ricordai il suo libro, pagina 74, che aveva detto che per la vita e per la morte avrebbe, e per la patria avrebbe dato fiducia a Letta e mai l'avrebbe scavallato. Bastato 30 giorni, ha fatto come gli è parso. Questo è un uomo che sa fare di tutto, guarda il telefono mentre parla, si rivolge a tutti i deputati e fa una cosa grave. Fa un discorso che faceva Berlusconi, il debito pubblico con il risparmio privato, dimenticando l'altro grosso delitto di questo governo, perché il risparmio privato è costituito da due elementi: il risparmio nummario, cioè i soldi che sono in banca, e il risparmio che era costituito dai beni immobiliari. E tassando e ipertassando la casa, i beni immobiliari sono calati del 25-30%. Quindi con quel discorso lì lui si autocondanna perché ha tolto all'Italia circa 20.000, 30.000, 2.000 miliardi di valore fondiario. Un momentino solo, di valore fondiario. Lui bisogna che si dia una regolata. Questo governa fino al 2018, bisogna vedere se ne esce vivi però. Allora io penso che... E lo so, ma governa pure perché siete tutti debolissimi. I risultati del governo debbano essere valutati nei tempi giusti. Capisco la posizione di Bianconi, il suo rammarico, perché Berlusconi aveva promesso all'Italia grandi cambiamenti, aveva annunciato la volontà di modificare nelle fondamenta le strutture del nostro sistema economico e del nostro sistema pubblico, e non ce l'ha fatta, perché abbiamo visto che è aumentata la spesa parassitaria, e capisco Bianconi che si dispiaccia che il governo Renzi riesca ad agire coerentemente in questa direzione. Ma questo, è di base. Diminuito. Il governo Berlusconi ha aumentato il debito pubblico e ha aumentato la spesa parassitaria e non ha prodotto nessuna riforma che fosse degna di nota. Ma non mi pare che siamo qui in un dibattito elettorale. A me sembra allucinante quando c'è il 44% di disoccupazione. Una volta, scusate. Una alla volta. Finisce Bubbico, poi parla Federica, poi parla Non mi pare De decoroso che noi si stia a discutere del... Scusi Bubbico, Renzi sta chiudendo, sentiamo la chiusura giusto perché chi ascolta a casa. Sentiamo Renzi, ma avremmo dovuto ascoltare anche le baggianate di tanti europarlamentari che facciamo sentire di Europa. Lo faremmo sentire, Bubbico, lo facciamo sentire dopo. Ha finito? Ha finito. Sì, applauso, ha finito. Sì. A me sembra allucinante che in un momento nel quale c'è il 44% di disoccupazione giovanile, il massimo storico, 13,6% di disoccupazione generale, massimo storico. Da 50 anni l'Italia non era in deflazione. Il viceministro ci parli di Berlusconi. Cioè, il Presidente del Consiglio... Io vorrei parlare dell'Italia, vorrei parlare della nostra crisi. Dopo lei mi risponderà con tutte le soluzioni e gli sforzi che si stanno facendo per venire fuori. Mi fa finire una frase, dopo parlerà. Bubbico poi risponde, adesso parla Federica, le faccio presente che rispondeva a un'obiezione fatta da Bianconi. E altrettanto mi sembra... drammatico che con quei dati che ho appena citato il Presidente del Consiglio vada in Europa a dire gli italiani hanno più risparmi. Non si rende conto del dramma che stanno vivendo i nostri cittadini. Non ha mai girato un'impresa dove ci sono fuori persone in mobilità o in cassa integrazione che non riescono a mantenere se stessi e le loro famiglie. Cioè invece oggi di andare là e dire i nostri cittadini stanno vivendo una crisi, l'Europa è obbligata a dare le risposte, perché abbiamo delle persone che non mangiano, che non riescono a fare la spesa. A me ieri mi ha scritto su Facebook una persona che mi ha chiesto se posso mandargli un pacco con gli alimenti perché ha il frigo vuoto. E vi sembra normale che un Presidente del Consiglio vada in Europa a dire quanti bei risparmi ci sono in Italia sono aumentati durante la crisi? È un dramma, vuol dire che non allora, si rende Renzi conto di cosa sta vivendo il Paese. Allora, Renzi sta andando via, sta salutando adesso Claude Juncker che ha fatto un discorso molto positivo, diciamo, di bilancio del semestre italiano, e quindi effettivamente la critica è stata tutta molto interna, molto legata alla politica italiana. Dato che Bubbico evocava le baggianate dette agli europarlamentari facenti il discorso di Salvini, che stava un discorso durissimo, sentiamone un piccolo estratto così poi commentiamo anche questo. È la degna fine di 6 mesi di chiacchiere. Neanche gli uomini del partito di Renzi
hanno perso qualche minuto del loro tempo per ascoltare il suo nulla. Evidentemente quest'aula deserta è la miglior risposta alle parole al vento di chi ci ha dato 80 pagine 6 mesi fa. Abbiamo letto Europa un nuovo inizio. Oggi ci dà altre pagine su quello che è stato fatto. Cosa ci rimane in mano? Disoccupazione ai massimi storici. Una moneta sbagliata come l'euro che nessuno rimette in discussione. Sulla difesa delle imprese zero. Sulla difesa del Made in Italy zero. Sulla difesa delle imprese europee dall'invasione dei prodotti contraffatti dalla Cina zero. Cambiare la direttiva Bolkestein che sta mettendo a rischio migliaia di lavoratori del settore balneare zero. Difesa dell'agricoltura zero. 4.000 aziende del riso a rischio perché siamo invasi dal riso che arriva dalla Cambogia, zero. Aziende di frutta e verdura, zero. Preferite fare gli accordi col Marocco. Nel nome del dialogo chiudono le aziende in Europa e aiutiamo le multinazionali che vanno a investire in Nord Africa. Geniale. Ci occupiamo dei problemi di mezzo mondo. Ci sono 2 soldati europei da anni trattenuti in India, rimandati avanti e indietro, zero. Allora, questa era una selezione degli zero che Salvini ha dato a Renzi. Rimane quello che diceva Alessandro, cioè è tutto un dibattito interno. A me sta cioè, venendo la depressione. Sta venendo la depressione. Tremenda. Cioè, nel senso che è un dibattito, sentivo Berlusconi, non Berlusconi, tornano i fantasmi, eccetera. È un dibattito gestito anche qui in studio con un occhio solamente alla politica nostrana. Ora, a me non importa, diciamo, che Renzi ultima le frecciate a Salvini. Questo semestre europeo è iniziato all'insegna del cambiamo verso in Europa. Cioè Renzi non doveva piegare né Salvini né altri, doveva piegare la Merkel, che era un fatto un po' più complicato. Cioè ci ha spiegato che dopo anni di austerità e di politiche di rigore bisognava fare una svolta sulla crescita. E per fare questa svolta sulla crescita, Renzi aveva 2 opportunità. La partita degli incarichi europei, a livello di commissione, a livello di nomini. Cioè prendersi un ministero economico, per capirci. E la gestione del semestre europeo. La partita degli incarichi europei l'ha persa Renzi, ma l'hanno persa più complessivamente tutte le forze del socialismo europeo. Perché le leve di comando. Lui pensa di averla vinta con la Mogherini. Perché le leve di comando dei ministeri economici sono rimaste nelle mani dei falchi di Bruxelles e della Merkel. Vedi Katainen e non solo. Katainen è il commissario degli affari e c'è stata quella grande enfasi. C'è stata quella grande enfasi sulla nomina di Lady Pesk Federica Mogherini, che è una nomina il cui essere, diciamo, un po' un pennacchio si è visto in questi giorni, visto che sul caso degli attentati di Parigi il cosiddetto ministro degli esteri europeo non ha avuto neanche una apertura di e questo è il primo punto, cioè non si capisce perché ha puntato strategicamente su un volo poco quello. Il secondo punto riguarda tutta la partita della crescita e dell'austerità. Cito una dichiarazione che ha fatto il Presidente del Consiglio 2 giorni or sono. Però sei un po' antico, perché lo citi alla carta e non dall'iPhone. Ha detto, però, no, io sono del secolo scorso. In Europa siamo riusciti a cambiare il vocabolario, ora aspettiamo le realizzazioni. Il che significa che non ci stanno dei fatti, per la stessa ammissione del Presidente del Consiglio. Basta vedere tutti gli indici, diciamo, a livello europeo, e quello che io trovo un po' furbo e anche un po' stucchevole è l'attaccare i tecnici e i burocrati. I tecnici non c'entrano nulla. La forza di uno statista si misura nel piegare i politici. Ti fermo perché deve rispondere. E la partita con la Merkel non è vinta. Però è d'accordo, Tanto. Tutto un altro ragionamento. Però adesso faccio rispondere pubblico a questo ragionamento. Sì, perché glielo devo. Allora, le 2 obiezioni sono i ruoli. Abbiamo messo la Mogherini, che non ci serve sostanzialmente, per essere un po' terra-terra, e la famosa storia del 3%, l'austerity. Cioè, siamo riusciti a dire alla Merkel cambiamo politica? No. Allora, io ho l'impressione che qui bisogna ripristinare i fondamentali del nostro ragionamento, diversamente diciamo delle parole senza senso e ciascuno parla senza ascoltare gli altri. Io vedo che si confonde la presidenza, il semestre di presidenza con la nomina della Commissione.
sono due questioni nettamente diverse e separate. La presidenza europea viene gestita normalmente con la partecipazione di altri due soggetti, gli uscenti e gli entranti. L'Italia ha contribuito alla presidenza precedente perché era entrante e continuerà ad assistere la presidenza lituana perché è uscente. Qual è l'agenda? Quindi sono 18 qual mesi, è non sono l'agenda? Sei, qual è l'agenda della presidenza? Riguarda tutti i dossier all'attenzione dei governi europei, riguarda le politiche relative allo sviluppo economico, le politiche relative all'ambiente, le politiche relative alla giustizia e agli affari interni, il complesso delle politiche che i paesi europei sviluppano in coordinamento e ciascuno per proprio conto. Se vogliamo fare un bilancio delle presidenze, dobbiamo analizzare il processo che è stato aperto e avviato. E dal punto di vista dei processi avviati, oggi l'Europa non parla più di patto di stabilità, non parla più di rigore, ma discute dell'apertura di una fase espansiva. E si deve sbrigare tema, però pubblico, non c'è alcun dubbio, non c'è alcun dubbio. E le questioni poste dall'Italia circa l'apertura di un ciclo di grandi investimenti in grado di generare occupazione, di stimolare i settori produttivi, ma al tempo stesso di accrescere il capitale sociale in Europa, quel processo è stato aperto, quel processo è stato avviato. La Commissione ha un altro compito, ha un altro ruolo rispetto al quale, l'Italia ha giocato una partita che noi consideriamo importante, perché come risulta evidente in questo momento la, però la sia politica franco con me, chiedo scusa, ma non le sembra strano che la Mogherini non ha battuto un colpo infatti, a Parigi, perché io l'ho trovato strano. È questa la stranezza del nostro dibattito, perché a noi piacciono gli effetti speciali, a noi piacciono gli annunci, soprattutto al Presidente del Consiglio piacciono gli effetti speciali, mi perdoni Bubbico, i dati e le realizzazioni mi perdoni, piacciono più al suo Guardi, Presidente del Consiglio il nostro Presidente del Consiglio, ho capito, mi scusi, abbia pazienza. No, io ho molta pazienza. Noi vogliamo... Pubblico De Angelis, scusate, un momento storico. Cioè abbiamo la diretta da Parigi. Si può essere d'accordo o in disaccordo. Scusi, Vice Ministro, mi faccio finire. Qua c'è un Presidente del Consiglio. Fammi informare i miei telespettatori un secondo, Alessandro, poi ti faccio finire. Allora, a Parigi siamo collegati con François Hollande, che sta parlando ufficialmente alla Nazione dal Ministero dell'Interno con tutta la polizia schierata e rende omaggio ai tre poliziotti uccisi durante gli attentati. Da Israele, vediamo anche le immagini di Israele, facciamole vedere, eccola, ecco, da Israele ci sono, cioè il funerale delle quattro vittime ebree delle Père Maché Kosher, che sono state trasferite in Israele per essere sepolte in Israele. Sta parlando... Non so, chi sta parlando? Va bene, comunque c'è la commemorazione, come vedete, in tutta la nazione, diciamo, di Israele è vicina alle quattro vittime, le persone piangono, è un momento di grande commozione. Bubbico, mi scusi, perché poi c'è una cosa che lei non mi ha detto all'inizio, però una risposta invece per me è molto importante. Quei poliziotti che dicevano non abbiamo i mezzi, non abbiamo le risorse necessarie, non siamo in prima linea, ma non siamo in grado di gestire un allarme sicurezza di questa portata. Cosa gli rispondiamo? Dicono una verità e dicono una bugia. Una verità quando segnalano le insufficienze delle risorse a disposizione delle nostre forze di polizia. Che avete tagliato in insufficienze, guardi, 74 guardi, milioni tagliati guardi, al bilancio del Ministero dell'Interno. In questi tre anni sono cresciuti gli stanziamenti per le forze di polizia. Non voglio parlare... Cioè, governo Monti, lettere, sono cresciuti gli stanziamenti. Vada ad osservare che cosa è accaduto prima. Mi faccia la cortesia e smettetela. Ragazzi,
ragazzi, non facciamo la polemica politica, però, perché secondo me è una cosa così seria quella che i poliziotti dicono. Bisogna dire che cerchiamo di avere una risposta concreta sui fatti e non sulla propaganda continua. Dicevo che le forze di polizia hanno sicuramente l'esigenza di poter contare su più risorse, ma in questi ultimi tre anni, nelle tre ultime leggi di stabilità, sono cresciuti gli stanziamenti per le forze di polizia e noi siamo impegnati a migliorare l'impiego di quelle risorse umane e strumentali, perché non serve avere più uomini impiegandoli male, non serve avere più soldi spendendoli male e sprecandoli, serve riorganizzare il sistema perché l'efficienza possa essere misurata e possa risultare accresciuta. In questo momento, abbiamo il tempo di rispondere in maniera le forze di polizia di questo paese garantiscono ordine e sicurezza, certo, con il sacrificio, con la determinazione, con l'impegno di ciascuno di loro. Per questo va distinta la battaglia sindacale giusta e legittima di chi reclama di più e la qualità del lavoro e la sicurezza che le forze di polizia riescono a garantire. Però, scusi, nel nostro faccia paese. Capire anche a me, a prescindere dalla polemica politica, faccia capire a me da cittadino. Non è assolutamente vero, questa è una sua balla, questa è una sua balla, ci dia le tabelle, faccia l'analisi degli ultimi cinque anni. Scusatemi, non è una bella scena, posso dire, c'è un problema serio che riguarda l'incomodità degli italiani, non è una bella scena litigare. Ma scusi, è un viceministro degli interni, non fa parlare gli altri, guardi, comincia ad urlare, io vedo che qui si fa, stiamo facendo un dibattito, la campagna elettorale. Vorrei dire una cosa io, voglio sapere da Bubbico se secondo lui quei poliziotti a viso coperto, perché è importante quello, a viso coperto dicono quelle cose seguendo una battaglia sindacale, io ne dubito. Io mi sento di affermare in tutta coscienza che le cose dette da quei poliziotti a viso coperto hanno ricevuto la disapprovazione della stragrande maggioranza dei poliziotti italiani, che parlano a viso aperto, che dicono le loro cose senza nascondersi perché non hanno nulla da temere, rivendicando come rivendicano maggiori forze, maggiori dotazioni, maggiori strumenti per migliorare la qualità del lavoro, del loro lavoro nell'interesse del paese. Bianconi e Pedriga che vogliono rispondere a questa affermazione, che è importante perché dato che una persona responsabile Bubbico, se il viceministro dell'interno dice secondo me quella roba lì non la pensa la maggioranza dei sindaci poliziotti, io ne prendo atto da giornalista. Io non sono poliziotto e non posso saperlo, però se mi è consentito, non so se porta serenità o no, ma qui secondo me si sbaglia un pochino l'obiettivo. Guardate che qui non si tratta di terrorismo e di ordine pubblico, per cui deve pensarci la pubblica sicurezza. Perché il terrorismo era quello delle Brigate Rosse, che facendo terrorismo nella propria nazione cercava un sommovimento e un ribaltamento di regime. Qui ci sono persone che in rappresentanza di nazioni estere e di modi di vivere diversi, che hanno un riconoscimento non solo religioso ma anche territoriale a questo punto, fanno una guerra a loro modo. Con i Kalashnikov ammazzano con armi che tirano 40 proiettili al secondo, sterminano, ci sono una serie di fatti conseguenti che non sono terroristici, sono fatti di una guerra combattuta in quel modo. Okay. Allora, quindi, mi scusi, quindi ci vuole la gente capace di uccidere in guerra, cioè ci vuole un esercito addestrato, non è una questione di pubblica sicurezza, è una questione di esercito europeo, vorrei addestrato. Fin quando si sottovaluta, mi scusi, perché no, anche lei pubblicità, questa parola. C'è un problema tecnico. Sì, la paura, qui non si tratta di paura, qui si tratta di coscienza, non c'è da aver paura, c'è da fare una guerra e bisogna vincerla. Pubblicità di corsa, perché siamo in ritardo, e poi deve rispondere anche Fedriga. Ce l'ho fatta. Stop addicted to the shindig.
Stefano Cucchi fu picchiato e ora servono nuove indagini, anche sui carabinieri, per accertare la verità. È quanto ha stabilito la Corte d'Assise d'Appello di Roma, nelle motivazioni arrivate ieri, di quella discussa sentenza di assoluzione che lo scorso ottobre fece indignare non solo la famiglia di Cucchi, ma anche il mondo del web e dell'opinione pubblica. Queste luci stasera accese forse gli faranno sentire che non è più solo, perché io non me lo posso dimenticare, Stefano è morto da solo come un cane. I giudici, che allora hanno assolto tutti, agenti penitenziari, medici e infermieri, ora invitano i PM a valutare l'ipotesi che altri, oltre agli agenti di polizia penitenziaria, abbiano avuto un ruolo nell'azione violenta che ha portato alla morte del 31enne geometra romano. Un'azione volontaria, si legge nelle 67 pagine che ora saranno trasmesse alla Procura di Roma, con una semplice spinta che ha provocato la caduta a terra, con impatto sia del coccige che della testa, contro una parete o contro il pavimento. Sarebbero queste le percosse subite dal giovane romano, arrestato il 15 ottobre del 2009 per droga e deceduto una settimana dopo, nell'ospedale Sandro Pertini. Ma chi furono gli autori del pestaggio e per quali reali motivi sia morto Stefano, i giudici non lo sanno. Quello che è certo è che ora bisogna fare un passo indietro. Non è un'astratta congettura, scrivono infatti i giudici, quella prospettata dal primo grado, e cioè che l'azione violenta sarebbe stata commessa dai carabinieri che tennero in custodia Cucchi nella fase successiva alla perquisizione domiciliare. Da qui allora, dalla prima notte di Stefano nelle mani dello Stato, bisogna ripartire per arrivare, forse, alla verità. Allora, abbiamo fatto un brusco cambiamento di argomento, l'avete capito, però volevamo tornare a parlare del caso di Stefano Cucchi, un ragazzo di 31 anni, io lo voglio ricordare, che è entrato vivo nella custodia dello Stato ed è uscito morto, restituito morto alla sua famiglia. Una morte che non ha colpevoli, perché finora sono stati assolti medici, infermieri, agenti penitenziari. Oggi i giudici dicono indagate sui carabinieri, su quei carabinieri che arrestarono Stefano, che arrestarono per spaccio di droga e che lo ebbero per primi in custodia. Quindi si riparte da capo. È venuto a trovarci Giovanni Cucchi, papà di Stefano. Benvenuto Giovanni, ci eravamo già visti qualche tempo fa. Grazie, buongiorno. Grazie a lei per essere venuto, perché capisco che questa cosa ogni volta è faticosa e dolorosa per voi. Perché secondo lei, Giovanni, questa sentenza è positiva? Ma io vorrei leggere due righe che ho preparato stanotte per sintetizzare un po' il mio pensiero in merito a questa vicenda processuale, per la quale poi i nostri avvocati ovviamente produrranno tutto ciò che è necessario per, come dire, completare e controbattere la situazione. Io direi questo: la motivazione della sentenza è positiva perché? Perché primo riconosce l'esistenza delle percosse, secondo non crede alla morte. Cioè, è stato picchiato Stefano, sì, non è morto di fame. Sì, sì, a chiare note. Come è stato detto all'inizio. Anche se appunto ci si ventila il fatto di caduta, di spinta, però anche quella è un reato, nel senso che se si vuole, come dire, far violenza non è necessario percuotere, ma basta una semplice spinta che poi può procurare quello che può accadere. Secondo, non crede alla morte per inanizione di fame e di sete che aveva, come dire, sentenziato la perizia del giudice. Ce lo ricordiamo. Esatto. E poi rimanda alla procura gli atti per indagini su ulteriori persone. Ma nello stesso tempo... Ulteriori persone sarebbero i carabinieri, ho capito bene? Ma certamente, carabinieri o da altre persone che sono entrate nel processo ma che non sono state imputate né indagate. Sono passate come testimoni, come persone, diciamo... Perché mi scusi Giovanni, per capirci, Prego. Il grande buco nero, quello che accadde la prima notte quando Stefano fu arrestato. Sì, ma certamente, perché Stefano, cioè, è stata chiamata l'ambulanza alle 5 del mattino, la notte, presso la caserma Appia, e da lì sono nate varie ipotesi, nel senso che qualche testimone dice che Stefano stava bene, altri dicono che Stefano stava male, non si capisce bene la situazione. Nello stesso tempo, come ripeto, questa motivazione non sa spiegare le cause della morte di Stefano. E io dico, ma che giustizia è questa che fa grandi inchieste di mafia capitale, eccetera, e poi non riesce a risolvere le morti che riguardano tanti privati cittadini, che sono la maggior parte dei casi? Perché quando si ammazza un cittadino all'interno dello Stato non si riesce a trovare il bandolo della matassa, a differenza delle altre morti all'esterno delle stesse strutture. Cioè questa differenza sostanziale.
possibile che sia tanto difficile trovare i colpevoli a fronte di risultanze chiare, come dimostrano le foto dell'autopsia? Io ce l'ho, ma non ve le faccio vedere perché le conoscete benissimo. Mi dica una cosa un attimo però, Giovanni. Lei la mattina dopo l'arresto l'ha visto suo certamente, figlio e gli certamente. Chiese se era stato picchiato e lui gli rispose di no. Guardi, io non c'è stato bisogno di chiederlo perché io ho visto che aveva il viso gonfio e l'ho dichiarato ai giudici. E l'hanno sottolineato con una certa precisione e come dire, anche determinazione, l'ho detto, diciamo, era gonfio, aveva dei segni neri sotto gli occhi. A Stefano non gliel'ho domandato per un semplice motivo, perché io ero preoccupato che Stefano rientrasse nella comunità, dato questo inaspettato ricaduta di droga. Solo, l'ho detto tante volte, il problema è solo questo. Però io, ripeto, ho constatato che... Che poi, guardi, aspetta, mi dico un'altra cosa, questo. Perché un'altra cosa che io da mamma, una delle cose che io trovo più incredibile è che lei non è mai più riuscita a vedere suo figlio da quella mattina. No, no, io l'ho visto perché solo morto. Perché le ha negato quel permesso, secondo lei? Si è fatto questa, cioè se l'è spiegata. Ah, guardi, cosa. Il permesso secondo me è un discorso di cinismo, di indifferenza, di, come dire, di poca umanità nei confronti di una famiglia che chiede notizie del figlio dal punto di vista medico. Non lo vuol vedere perché sa che ha bisogno di un permesso del giudice e non lo volevamo, perché uno voleva soltanto sapere ansiosamente come stava. Come ripeto, il discorso del fatto di chiedere o meno, io che cosa vuole che mi rispondeva Stefano con 5 carabinieri intorno? Non gliel'ho nemmeno chiesto, ovviamente. Senta, mi dica un'altra cosa che non ho capito. Perché sua figlia Ilaria ha detto che questa sentenza non la convince? Cioè, che alla fine vuol dire rifare un processo che era già stato fatto. Insomma, l'ho vista molto sì, meno fiduciosa di lei. Come se non ci credesse, Ilaria. Guardi, siamo scettici, diciamo, dopo tutte queste batoste che abbiamo subito. Non demordiamo, nel senso che vogliamo credere ancora nella giustizia, ma certo che i segnali sono negativi. Le dico questo. C'è evidentemente un sistema autoprotettivo che riguarda medici, polizia penitenziaria, carabinieri e forse anche magistrati, che difendono se stessi e il corpo a cui appartengono piuttosto che cercare la verità. Questa è la conclusione che noi famiglia, a cui noi famiglia siamo arrivati. Io voglio purtroppo, su questa conclusione il pubblico dica la sua, però, perché è molto importante. C'è una certa reticenza all'interno dello Stato. Nel rispetto del dolore del padre e della famiglia, io vorrei invitarli ad avere fiducia nelle nostre istituzioni. Non c'è un sistema di reciproca copertura. La storia del nostro paese è eloquente da questo punto di vista. Tanti magistrati sono stati giudicati e condannati da altri magistrati. Tanti poliziotti sono stati arrestati da altri poliziotti. E tanti medici hanno testimoniato anche di errori compiuti da altri medici. Io non voglio, non posso, non devo credere e mi batterò perché non si verifichi mai che nel nostro paese possano esserci zone d'ombra, coperture reciproche, e credo che la riapertura e il giudizio che stiamo commentando dia esattamente conferma che nel nostro paese, pur con le difficoltà, pur con le sofferenze, pur con le contraddizioni, noi possiamo contare su un sistema di garanzie che possiamo dire alla fine Stefano, ci dà... che lo Stato si impegna consegnare la verità sulla morte di suo figlio. Ma io credo che questo sia sotto gli occhi di tutti. E così come non si può affermare una verità che dia ragione ad una parte, bisogna avere l'attenzione a non affermare un'altra verità. La verità non è quella che ciascuno di noi gradisce di più. Noi dobbiamo pretendere che la verità venga accertata in maniera rigorosa e nel rispetto di tutte le parti in campo. Perché se c'è chi ha sbagliato anche gestendo una funzione pubblica, deve rispondere degli errori. Perché le strutture pubbliche sono poste a tutela dei cittadini e non contro i cittadini. E l'esempio, il sacrificio di tanti uomini, dai poliziotti ai magistrati, che hanno operato e che operano nel nostro paese, ne sono una testimonianza eloquente. Allora, devo andare quindi in pubblicità. Io vorrei invitarla ad avere fiducia, a combattere la sua battaglia per la verità. Il viceministro, se potete rimanere ancora un momento dopo la pubblicità, venga tutto fuori, io sarei contenta che vi parlasse. Se però, non so, adesso sentiamo che il pubblico riesce a restare. Devo andare in pubblicità, mi scusi Giovanni, però rientriamo subito. Rientriamo anche con le news del TG. Vi aspettiamo. Mondo Italia.
Sono le 12 in punto e come sempre puntualissimi ci colleghiamo col TG della 7 con Andrea Pancani. Ciao Andrea, ben trovato. Ben trovata, buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi si chiude, si è chiuso anzi ufficialmente il semestre europeo guida italiana, ma si chiude anche il novennato, per così dire, di Giorgio Napolitano. Insomma, sono due elementi connessi in qualche modo. Il semestre si è chiuso con il discorso a Strasburgo del Premier Renzi, diciamo in estrema sintesi Renzi ha detto: in questi mesi l'Europa è cambiata, ma adesso aspettiamo i fatti, e soprattutto ha invocato ancora una volta maggior flessibilità, che è un pochino l'ossessione non solo di Renzi ma dell'Italia. Renzi ovviamente ha parlato anche dei fatti di Francia, delle terribili azioni terroristiche, ha ribadito che l'Europa non può essere una fortezza e chiudersi, questo è il riferimento, e anche ovviamente a chi vuole, insomma, chiede di modificare il trattato di Schengen. Ha detto ancora Renzi: nessuna minaccia terroristica potrà consentire a qualcuno di cambiare il nostro modo di vivere. Renzi ha anche citato, diciamo in maniera ufficiale, ringraziato in maniera ufficiale il presidente Giorgio Napolitano. Sì, lo faremmo ascoltare infatti quel passaggio, perché è molto importante. È un passaggio in queste importante, ore. Un passaggio applaudito, e quindi ha ringraziato il capo dello Stato, insomma, per tutto il suo lavoro, soprattutto in questi ultimi due anni. È stata anche una bella anni. Polemica di politica interna, diciamo, da Renzi e Salvini, bella tosta. Bella tosta, anche perché Renzi, le critiche maggiori, e poi l'ha rimarcato dopo ai giornalisti uscendo, ha detto, insomma, singolare che sono proprio gli europarlamentari italiani a criticarci, no? A criticare l'Italia in questo contesto. C'è stato un botta e risposta con Salvini, ha detto Salvini: meno male hai trovato il tuo banco all'Europarlamento, visto, insomma, che vivi più tempo in televisione, questo è il succo. Salvini e Grillo uniti nel loro, erano presenti entrambi stamattina, uniti nel loro commento: è stato un semestre del nulla. Questo sempre per sintetizzare, insomma, quello che è successo a Strasburgo. Peraltro, insomma, l'aula era abbastanza vuota, diciamo così, cosa che semideserta, come Salvini ha più volte sottolineato. Sì. Veniamo, insomma, a diciamo i giorni difficili della Francia. Come sapete, diciamo, è caccia e guerra senza quartiera, questi sei terroristi che sono attivamente ricercati non soltanto ovviamente in Francia, che sarebbero stati i complici, no, degli attentatori di Parigi. L'altra notizia importante è che domani torna in edicola con una maxi tiratura Charlie Hebdo, no, il settimanale satirico, con altre vignette su Maometto, e questo, diciamo, potrebbe provocare nuove tensioni. Il dato interessante è che fa 3 milioni di copie quando ne faceva 60.000, quindi diciamo che i calcoli fatti dai terroristi non sono andati a buon fine, perché ci sarà una visibilità straordinaria per queste vignette. Sì, in Italia peraltro, insomma, il Fatto Quotidiano distribuirà... infatti abbiamo con noi Marco Lillo, il Fatto Quotidiano domani uscirà assieme a Charlie Hebdo. E quindi, insomma, poi c'è tensione, sapete, anche le nuove minacce ieri di Al-Qaeda, diciamo, nel mirino ancora la Francia. E oggi c'è da registrare nuovamente un intervento, insomma, molto vibrante di Marine Le Pen, che praticamente, che cosa dice? La Francia deve riprendersi subito il controllo delle proprie frontiere, da cui passano armi e terroristi. Quindi insiste la leader del Front National nel chiedere fortemente, insomma, una modifica del trattato di Schengen. Veniamo a un'altra notizia molto inquietante, che riguarda in qualche modo la costellazione jihadista, no? Hacker, simpatizzanti dell'ISIS, diciamo così, hanno violato sia l'account di Twitter che quello di YouTube del comando militare statunitense che guida le operazioni in Medio Oriente e in Afghanistan. C'è stato un blackout di oltre 40 minuti, molto grave. Sono stati postati messaggi come ad esempio questo: guardatevi le spalle, militari americani, stiamo arrivando. E poi sono stati postati dei video che inneggiano alla jihad. Naturalmente gli americani, i tecnici americani sono corsi ai ripari, hanno fatto sapere poco fa che tutto è stato ripristinato, ma è un bel buco ed è anche inquietante, visto che la sicurezza dei siti militari dovrebbe essere, diciamo, ai massimi livelli.
E poi c'è un'altra notizia che ci riporta in Italia, riguarda la produzione industriale. Il mese di novembre, parliamo del novembre ovviamente 2014, ha registrato un lieve più 0,3 su ottobre, però diciamo il computo complessivo per quanto riguarda l'anno che ci siamo lasciati alle spalle sarà in negativo, in rosso, intorno forse a un punto, vedremo poi i calcoli finali. È andato molto male il 2012, è andato molto male il 2013, va male anche il 2014, insomma il quadro riguardo alla produzione industriale è tutt'altro che roseo. Grazie Andrea, naturalmente le notizie grazie non sono positive, inutile dirlo. Io però voglio rientrare un momento in studio e concludere il confronto tra Filippo Bubbico e Giovanni Cucchi, perché Bubbico ha detto a Giovanni la invito ad avere fiducia, perché ci arriva con fatica nel nostro paese, ci si mettono anni, c'è tanto dolore, però prima o poi le cose poi accadono, e lui giustamente diceva, lo testimonia la nostra storia, quello che è successo ai magistrati, ai poliziotti, che spesso sono addirittura sono caduti per difendere le istituzioni di questo paese, e poi prima o poi le cose sono venute fuori. Certamente. Che dice Giovanni? Ma guardi, noi diciamo abbiamo la stessa posizione, noi vogliamo credere nello Stato, perché lo Stato in fin dei conti siamo anche noi, e ci vogliamo credere a tutti i costi. Però rispondo al Ministro che gentilmente mi ha illustrato questa cosa, possibile che sia tanto difficile trovare i colpevoli a fronte di risultanze chiare come dimostrato da queste foto dell'autopsia? Possibile che sia tanto difficile? E questo è il problema. Io vorrei spendere anche due parole sui periti. I periti del Tribunale che cosa hanno fatto? Hanno capovolto la realtà. La dottoressa Cattaneo, nonostante il cardiologo del Tribunale avesse asserito che il cuore di Stefano si è fermato per il dolore, ha affermato invece che è morto di inanizione, cioè di fame e di sete. Di fame e di sete, sì. Ma da che è derivato il dolore se non dalle botte? Scusate, ma di che stiamo a parlare? Lo Stato qui ci fa una pessima figura. Questo invece era Stefano 20 giorni prima, va bene? E questo Stefano 2 mesi prima, ok? L'avvocato Anselmo ha dimostrato che il suo scarso peso era uguale a quello dei campioni della box della sua stessa categoria, dato che Stefano faceva quello sport. Stefano deve avere giustizia, su. Cosa le fa più male a 5 anni da quello che è successo oggi? Ma questo atteggiamento che diciamo sembrerebbe, come dire, scusate il termine, di menefreghismo, non lo è sicuramente, perché diciamo i problemi della giustizia sono molteplici, mi rendo conto, però di fronte a tanta evidenza come si può non andare a fondo a queste cose? Come si può dire sì, adesso sono stati i carabinieri? Ma perché prima le indagini non si potevano fare a 160 gradi? Tutti i testimoni... C'è stata molta sciatteria in questa vicenda, questo è poco ma sicuro. Marco, cioè, noi siamo esasperati, ci dovete capire, perché una famiglia dopo 5 anni, a fronte di, diciamo, di evidenze così chiare, non è possibile che venga, come dire, confinata in una risposta adesso vediamo i carabinieri. Cioè non è possibile, bisognava, come dire, agire con più serietà all'inizio. Faccio un esempio, mi posso sbagliare perché ovviamente non è che io sono, ma il fatto che Stefano diciamo sia stato portato al Sandro Pertini, che non si trovava un posto in tutta Roma, e invece nel Fate Bene Fratelli c'era già un altro detenuto piantonato, perché si è voluto portarlo per forza al Sandro Pertini? Le telefonate sono arrivate dalla direzione del carcere. Il Marchiandi, che è stato l'esecutore, che ha avuto 8 telefonate nel suo cellulare di sabato pomeriggio, che si è disturbato fuori servizio a firmare per il ricovero di Stefano. Ma al dottor Marchiandi chi gliel'ha dette queste cose? Cioè, ci deve essere stato... Ci sono troppi buchi neri. Voglio sentire un parere di Marco Lillo, giornalista del Fatto Quotidiano. Benvenuto Marco. Che avete fatto di questa vicenda? Sicuramente le indagini potevano essere fatte meglio. Quando si fa riferimento alla obbligatorietà dell'azione penale, secondo me bisognerebbe declinare questo concetto sia dal punto di vista quantitativo, quindi devono essere sempre fatte le indagini su ogni cosa, ma anche dal punto di vista qualitativo. Allora, io voglio dire, pensiamo a Mafia Capitale.
Pensiamo alle indagini del ROS, dei Carabinieri, un esempio da questo punto di vista di investigazione. Riuscivano con i microfoni direzionali a captare le parole di persone distanti decine e decine di metri, che quindi non si rendevano conto di quello che stava accadendo intorno a loro, non si rendevano conto di essere spiati 24 ore su 24, avevano piazzato telecamere dappertutto, cimici dappertutto. Allora mi domando, se fosse stato investito, non dico tutto quello sforzo, perché ovviamente lì parliamo di un'associazione criminale che dominava su Roma e posso capire che richiedeva decine e decine di uomini 24 ore su 24, ma un pochino di quella forza investigativa, di quella voglia di scoprire le cose su queste indagini, cioè avessero intercettato bene, avessero tenuto sotto controllo tutti questi medici, tutti questi, probabilmente è più difficile, immagino, fare questo su il proprio stesso corpo amministrativo. Quindi quello che diceva prima, secondo me, il padre di Stefano voglio, è vero. Voglio sentire un parere di Filippo Bovico, in sostanza che dice Marco Lillo e che ci dice anche Giovanni Cucchi, che in questo caso lo Stato non ha fatto tutto quello che poteva per cercare e trovare la verità. Ma questo io è credo il punto di fondo. Che noi non dobbiamo alimentare paradossi o costruire approcci fuorvianti. Sono stati citati due casi, questo di Cucchi e Mafia Capitale. L'attività di impulso è stata sempre saldamente in mano alla magistratura e allora noi non possiamo pretendere di giudicare l'attività che nel rispetto dei principi costituzionali e in piena autonomia la magistratura esercita e sviluppa. Poi accadono anche fatti che segnalano insufficienze. Scusi, ma noi in piena autonomia possiamo giudicare la magistratura, ma non c'è dubbio, la polizia. Ma non c'è dubbio. Maria Teresa Meli, Corriere della Sera. Benvenuta Maria Teresa. Se mi consente, io stavo cercando di mantenere un filo logico nel nostro ragionamento, perché noi abbiamo il diritto dovere di criticare, di valutare, di giudicare, di esprimere valutazioni, ma non possiamo pretendere di sostituirci alla magistratura in ragione di una specifica convenienza e segnalare come positivi gli atti che convergono con la nostra posizione e come negativi gli atti che non convergono. Quindi possiamo giudicare qualsiasi cosa faccia la magistratura. Io penso che noi dobbiamo pretendere il rispetto delle regole. Il nostro è un paese democratico nel quale valgono le garanzie. E io voglio credere che tutto quanto riguardi questo episodio tristissimo che ha visto la morte di un ragazzo... Ma non è un episodio isolato, lei lo sa benissimo. Come? Che si parla dei suicidi nelle carceri, che non si sa se siano suicidati o meno. Non è un episodio isolato. Io non so qual è la sua visione. Stiamo parlando di un problema. Io non so quale possa essere la sua visione di uno Stato democratico e dei principi che devono essere posti a base dell'ordinamento. Perché lei, se lei pensa che una persona, e quindi la sua autonoma valutazione, possa costituire un fatto o una valutazione, diciamo, indiscutibile, allora tutto quello che accade in uno Stato organizzato secondo regole democratiche deve poter essere apprezzato, verificato, valutato, certo, da chi ha la specifica competenza per farlo. Diversamente noi può essere non... criticato dall'opinione pubblica. Le ripeto, noi siamo in democrazia. Guardi, lei non io mi non so parli di che come cosa... un libro stampato, io mi parli come compreso. Mangia. Io non ho, noi... io non ho compreso, non ho compreso allora, la sua obiezione, la francamente. La mia obiezione è cioè che i magistrati sono corrotti, quei fosse... magistrati sono no, corrotti, sono mi sta dicendo questo, di mi sta dicendo che la polizia ha compiuto atti vabbè, contro la legge. Ha finito il suo comizio, posso parlare? Grazie. No, prego, però non litighiamo, perché stiamo parlando di una cosa molto seria e drammatica. Proviamo a capire se su un ragazzo morto. Racconti la verità evitare. Di come si è comportata nessuno la magistratura e la polizia nel caso Cucchi. Ci dica la sua verità. Io non ho la Siamo mia curiosi. Verità, perché io, al contrario di lei, non sono assertiva come lei. Io sono assertivo nel rispetto delle lei. Regole, non sono comizi, perché io rispetto l'autonomia della magistratura e so lei fa il politico, che la magistratura... Deve rispettare l'autonomia la magistratura. No, anche lei deve rispettare le regole di questo paese, perché anche i cittadini... Allora, anche i cittadini... Perdonate. Allora,
chiudiamo questo dibattito e proviamo a dare una risposta. Proviamo a dare una risposta a Giovanni Cucchi. Possiamo dire a Giovanni Cucchi che lo Stato italiano, che lei rappresenta qui come viceministro dell'Interno, metterà tutta la sua determinazione e collaborazione per arrivare a una verità definitiva sulla morte di Stefano? Ma guardi, io mi sento di affermarlo perché credo in questo Stato e credo nella responsabilità di ciascuno degli organi di questo Stato. Io non posso e non voglio credere che in questo caso o in altri casi i magistrati possano prestarsi a funzioni particolari o a tutela di interessi particolari. Quando è accaduto o quando dovesse accadere, il nostro ordinamento ha gli strumenti per intervenire e per correggere. Allora, devo salutare Filippo Bubbico e Giovanni Cucchi che ci stanno andando via. Con Giovanni ci rivedremo certamente. Ringrazio molto il Vice Ministro Bubbio, che tra l'altro deve andare in Senato, quindi so che ci deve lasciare. Tra l'altro le leggo due notizie prima che lei vada via. Alfano, il ministro Alfano, ha detto: per noi l'allarme rimane altissimo, lo è da tempo ormai, del resto l'Italia fa parte di una coalizione che combatte il terrorismo dal 2011. E dall'altra parte, a Parigi è stato arrestato un uomo, Fritz Joly Joachim, 29enne, è stato arrestato in Bulgaria mentre tentava di attraversare il confine diretto in Turchia. E la polizia francese ci fa sapere che è stato diverse volte in contatto con uno dei due fratelli Kouachi. Quindi diciamo che le indagini continuano e speriamo di saperne di più molto presto. Io nel frattempo vi porto a Padova, perché Padova è una città dove ci sono state molte polemiche, diciamo, sulla convivenza con gli immigrati, un grande muro che fu eretto. Insomma, vediamo a Padova cosa succede, perché c'è un sindaco leghista che è stato molto duro in questi giorni. Sentiamo e poi rientriamo in studio. Ci stanno raggiungendo anche Corradino Mineo e Michela Biancofiore. Grazie Bubbico, grazie Cucchi. Grazie a voi. Vediamo grazie il servizio. Con dei controlli che vanno fatti a monte. Sono d'accordo, basta moschei. La paura è diffusa e una risposta netta arriva dal sindaco di Padova, città del contestato muro di Vianelli, abitata da 32.000 stranieri. Qui più che in altre province lo scontro è palpabile. Chiuderò le moschee, ha tuonato il leghista Bitonci. Quattro i centri associativi trasformati in luoghi di culto. Eccone uno, centro islamico El Farouk. Il sermone è in italiano. È un giorno di lutto per tutti noi. Non soltanto per la tragedia in Francia, ma anche per la tragedia successa all'Islam, perché l'Islam è stato colpito profondamente. Il primo cittadino si dice pronto a chiudere le moschee e lancia un ultimatum: via tutti i musulmani che non condannino la strage di Parigi, stop anche ai simboli religiosi. L'assessore comunale alla cooperazione internazionale ha inviato agenti di polizia a confiscare manifesti con donne coperte dal niqab appesi da un'associazione maghrebina. Durante una delle ricognizioni che faccio regolarmente nelle sale di quartieri che sono utilizzate dalle associazioni, ho trovato un manifesto che è un simbolo di sottomissione della donna, e quindi adesso dovranno rispondere, quindi un registro degli imam che parlino italiano. Il rischio ormai è ovunque. Io sono convinta che ci sia una soluzione, che è quella di chiudere finalmente le frontiere anche dell'Europa, perché non possiamo permettere che le nostre città siano assediate. Rafforzati i controlli nei siti sensibili, tra cui i ghetti di Padova e Venezia, gli aeroporti e la Basilica di Sant'Antonio. Digos, Ross e servizi segreti indagano su 10 musulmani estremisti in Veneto. Monitorati profili internet, account social, post fantasma di fanatici inneggianti alla jihad. Sentite che urlano il nome di Allah, Muhammad, però Allah sul Corano, Allah non è scritto mai che dovete uccidere la gente. C'è scritto nel Corano quello che uccide una persona come uccidi tutto il mondo. Ora che questi luoghi di preghiera diventino dei centri di reclutamento. Lo permetteremo mai, non l'abbiamo mai permesso. Vogliamo soltanto lanciare un messaggio, che le moschee non sono mai state un luogo dove vengono organizzate queste tragedie. Allora, questo era Padova, ora ci torniamo, perché nel frattempo c'è Renzi che sta facendo la conferenza stampa dopo aver chiuso col suo discorso il semestre europeo di presidenza italiana. È una conferenza stampa che mi pare di capire fa assieme a Martin Schulz. Sentiamo qualcosa, così poi commentano i nostri ospiti in studio. La sua domanda dicendo la squadra è questa. Poi, quando forti dell'esperienza europea, i corrispondenti da Bruxelles ci aiuteranno
per i loro colleghi italiani, a ricordare che il campionato dura una legislatura e non un anno, perché questo dovremmo abituarci a fare, cosa che non siamo abituati a fare, vedremo se alla fine del campionato saremo in condizioni di aver messo qualche segno più o no. Io sono molto convinto, e finisco chiedendo scusa a Martin per questa lunga introduzione italiana, però giustamente posta dalla domanda legittima di Caizzi, che pure ha avuto modo di esprimere le sue valutazioni sul semestre. Scherzando prima gli dicevo che non condividevo la sua valutazione nel corso di un intervento sul Corriere, o forse sulla parte economica del Corriere, se non vado errato. Dicevo, per concludere, che ci sono dei segnali che dovrebbero farci riflettere. Uno è quello che dicevo alla fine, rispondendo ai deputati 5 Stelle, che dicono le famiglie si stanno impoverendo. Raccontiamo la verità dei fatti. L'Italia ha, sì, come ha detto Maltese, il terzo debito pubblico, ma il più grande risparmio privato d'Occidente, se non del mondo. E perché questo accade? Perché l'Italia come paese può essere considerata in difficoltà, ma gli italiani stanno meglio dell'Italia? Perché? Perché c'è una cultura oggi che tende a agevolare il risparmio, cosa importante, tanti altri paesi vorrebbero avere il nostro risparmio, ma lo fa non per una precisa e consapevole scelta economica, lo fa per paura, perché ha il timore di ciò che accade domani. Ritornare a un clima di confidenza, di fiducia, in Italia è una grande sfida culturale, prima ancora che economica. Se saremo in grado di vincere questa, io continuo a pensare che la seconda manifattura d'Europa, con un export che vola, con dei dati di surplus primario che non ha nessuno, siamo alla pari con la Germania come striscia positiva di anni in termini di surplus primario. Questi dati portano a dire che l'Italia ha un grandissimo futuro davanti, sempre che gli italiani tornino a crederci, e questa è la grande sfida dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Io sono molto ottimista. Grazie, signora Gabriele. In studio subito, per cortesia. Allora, rientriamo. Vede il bicchiere mezzo pieno, Renzi, in sostanza. Saluto Michela Biancofiore. Grazie, Forza mille. Italia, benvenuta. Buongiorno. Saluto voi. Corradino. Grazie, Mineo, PD, benvenuto Corradino. Buongiorno. Avete già visto con noi Maria Teresa Meli, che è partita in quarta, è tornata dopo una breve vacanza, oggi ha scritto sul Corriere e ha fatto nero bubico subito, quindi è ritornata fra noi, benvenuta Maria Teresa. Marco Lillo, abbiamo parlato già prima. Corradino, vorrei sentire un tuo parere, sì, perché è stata una mattinata complicata anche per me, perché ci ho avuto mille cose da gestire, ma da Strasburgo arriva un'atmosfera un po' strana, cioè si trasferisce a Strasburgo il dibattito italiano, cioè Renzi nomina uno a uno i parlamentari che hanno criticato, dai 5 Stelle a Salvini, a Sel, in conferenza stampa si parla di Italia, cioè è un semestre italiano tutto rivolto a parlare a noi, al sì, paese. Io la voglio mettere in modo ottimista, cioè guardare anch'io il bicchiere mezzo pieno. Io penso che dopo la straordinaria manifestazione di domenica a Parigi cambia tutto, e anche gli aspetti più provinciali, più italo-italioti della nostra politica sono destinati a cambiare. Cioè, perché quel cartello così bello che tanto mi è piaciuto, e tu lo condividi, volevano mettere in ginocchio la Francia, hanno fatto alzare in piedi l'Europa. Eh sì, è così, è esattamente così, cioè soprattutto perché, sai, il problema è che l'Europa senza un'anima non può esistere, neanche la moneta unica resisterà. L'anima dell'Europa è quella, è l'illuminismo, la tolleranza, la libertà, la legalità, la fraternità, la grande rivoluzione, il fatto che sono le cittadine e i cittadini che hanno fatto scudo ai capi di Stato. Qualunque sia stato l'errore che hanno commesso singolarmente i capi di Stato, si sbaglia in politica, quella è stata lo scudo umano. Paolo Del Vero è partito così, Renzi, questa mattina. Questo era un po' travolto dal dibattito interno. Certo, non è sciocco il nostro Presidente del Consiglio. No, non è sciocco. Poi ogni tanto certe volte cede in politica politicante, ma stupido certo non è. Io spero che cambi anche lui verso la sua politica, perché non è che si può continuare con le furbizie come il decreto di Natale oppure con una legge elettorale che peggiora addirittura il Porcellum. Io penso che ci voglia uno spirito, insomma, voglio dire, di apertura all'Europa. Questo, se io dovessi fare una critica al semestre italiano, lo vedrei appunto troppo in termini italioti, cioè noi accettiamo le regole della Merkel, però
diciamo la parola crescita contro la parola rigore e diciamo non ci facciamo dettare regole. Ma Parigi ha dimostrato che noi dobbiamo devolvere autorità all'Europa, ma un'Europa democratica che risponda ai popoli, che abbia quegli ideali lì. Insomma, con la Merkel non l'ha spuntata tanto, Renzi. Non l'ha spuntata tanto, ma la lezione di Parigi, che è insieme il senso della nostra estrema fragilità e la nostra risorsa che sta nella democrazia, nella libertà, nei nostri popoli. La storia è carne, cioè la storia sta nei nostri figli, nei nostri adolescenti. È inutile che gli vai a dire che dobbiamo tornare al Medioevo, a presunte, come fa Giuliano Ferrara, radici giudaico-cristiane, quando i cristiani hanno ammazzato più ebrei persino di tutti i musulmani. Le nostre radici sono questo percorso difficile che è passato per l'illuminismo, per la rivoluzione, che ha combattuto il nazifascismo. Senti, leggevo l'altra volta in questa intervista, vecchia intervista di Oriana Fallaci a Khomeini. Khomeini dice anch'io. L'Islam è tutto. Ma questo dire l'Islam è tutto, se uno ha studiato due libri, vale anche per una certa interpretazione del pensiero di Hegel, dell'idealismo, è alla base dei nostri fascismi, non è altro da quello che noi siamo. Allora, ti devo fermare, guardare pubblicità, poi do la parola anche a Michela Biancofiore, naturalmente poi dobbiamo anche tornare sul tema Quirinale. Oggi abbiamo detto a Strasburgo, Renzi a salutato il presidente Napolitano, domani Napolitano si dimetterà, secondo tutte le fonti ormai certe, e oggi salutava al Quirinale i dipendenti, i corazzieri. Torniamo subito, ripartendo da lì, rimanete con noi, abbiamo ancora moltissime cose da raccontarvi. Lei conosceva il presidente prima che diventasse presidente? Lo conosco, vabbè, diciamo da 50 anni, anche di più. Abbiamo visto pure i mondiali insieme qua. Insomma, almeno 30 anni che gli taglio i capelli. Lui è stanco, si vede, eh? Tu lo vedi in televisione, sembra più bello, più lo vedi di persona, vecchietto, eh? I want to break free. Quirinale a Rione Monti. Dopo quasi 9 anni, Giorgio Napolitano sta per tornare a casa. God, no! Questa è la strada dove prima di diventare Presidente della Repubblica abitava Giorgio Napolitano e dove adesso tornerà ad abitare con la moglie Clio. Stiamo organizzandogli un bentornato presidente qui a Monti, perché insomma mi pare giusto, è un monticiano che rientra, anche se è napoletano. Ma lei abita anche nello stesso palazzo? Nello stesso palazzo, che lo incontro abbastanza spesso, però sono contento che torna, ha bisogno di riposo. Non è che stiamo aspettando il ritorno, non si è mai mosso da qua. Io prima andavo io al Quirinale a fargli i capelli, poi da un po' di tempo a questa parte preferisce lui farsi la passeggiatina, quindi viene lui qui. Qualche volta si veniva a prendere l'aperitivo, il rabarbaro oppure il San Vittor. Il presidente stesso mi aveva detto, fra un po' i nostri rapporti saranno più ravvicinati. Invece poi è successo quello che è successo. È venuto 2 domeniche fa con la signora. Allora io ho detto, presidente, buongiorno, come va? Lui mi allunga subito la mano, mi fa così, no presidente, stia su che stiamo sprofondando. Ha detto così. Il presidente veniva qui o la moglie venivano qui a fare la spesa, a comprare la carne? Tutti. Viene il presidente, viene la signora Clio e viene il figlio Giulio, che mi piace un po' meno, ma sai, è laziale. Roma è una città meravigliosa, ci mette di buon umore. Questo è il quartiere Monti, dove Napolitano ha vissuto per moltissimi anni e dove tornerà adesso. Tra l'altro vi leggo questa agenzia abbastanza strana, perché pare che Napolitano stesse in piazza del Quirinale durante la cerimonia della Polizia di Stato. Un bambino gli si è avvicinato e gli ha chiesto se era contento di tornare a casa. Lui ha risposto, certo che sono contento di tornare a casa. Il Quirinale
È molto bello, ma è un po' una prigione. A casa starò bene e passeggerò. Allora, questa era un po', insomma, di colore, però anche quello serve a inquadrare le storie personali. Veniamo però a quello che ha detto stamattina Renzi a Strasburgo. Come ha salutato il presidente Napolitano, è un frammento brevissimo, poi ne discutiamo con i nostri ospiti. Vorrei che oggi da qui il Parlamento europeo portasse il proprio saluto al Presidente della Repubblica italiana, Giorgio Napolitano, convinto europeista, che proprio in queste ore lascerà il proprio incarico, avendo compiuto un lungo percorso di cambiamento e avendo affrontato le difficoltà in Italia con l'intelligenza, la saggezza che molti di voi gli hanno riconosciuto lavorandoci a fianco anche in quest'Aula negli anni passati. Allora, Maria Teresa e Marco, cosa vuol dire questo ulteriore omaggio fatto da Renzi a Napolitano nella chiusura del semestre europeo? Secondo me è un segno di gratitudine, perché bene o male Napolitano ha aiutato in questo periodo Renzi. È stato uno dei più, diciamo, dei sostenitori massimi delle riforme, una cosa che Renzi voleva fare. È cambiato molto fare. Il loro rapporto, no? Da quando invece sembrava che lui difendesse Letta contro Renzi. Una insomma, prima diciamo, fase. Renzi secondo me rimane ancora un oggetto un po' misterioso e un po' ultroneo rispetto al mondo da cui viene Napolitano, che è un mondo più paludato, è un mondo che ha una grande tradizione, che è quella del PC, quindi... Però alla fine, siccome appunto in Napolitano, secondo me, che è un uomo molto intelligente, prevale il principio di realtà, e ha capito che quello era l'unico Presidente del Consiglio possibile in quella determinata fase, e lo ha spinto, e lo spingerà ancora. Io credo che Napolitano andrà, al contrario di Corradino, Mineo, andrà e voterà la riforma elettorale, perché ormai è senatore a vita, quindi ormai non più Presidente della Repubblica. Io credo che farà anche quest'altro gesto, diciamo, di sostegno alle riforme renziane. Tu oggi hai scritto un voto in più per Renzi in Parlamento, infatti. Sì, un voto in più per le riforme, perché un voto in più, diciamo, in assoluto conta poco. Però, diciamo, anche per il Presidente della Repubblica. E un suo e Presidente della Repubblica là ci vuole ben più di un voto in più. Ci vuole più di un voto in più. Che dici, Marco? Paolo Sentiera, Biancofiore, invece voglio che mi dica cosa ne pensa del semestre europeo, perché quella è una materia importante. Diciamo, il miglioramento del rapporto tra Renzi e Napolitano è coinciso un po' con la metamorfosi di Renzi. Quando Renzi ha fatto due mosse importanti che sono state in qualche modo una sorta di patto con il corpaccione del PD per prendere il governo e sostituire Enrico Letta, e quando poi soprattutto Renzi con il patto del Nazareno, diciamo, ha fatto un accordo bipartisan che non include, come sappiamo, soltanto le riforme, ma anche altro. Ecco, come immaginiamo, perché non abbiamo mai visto questo caspito di patto. Sì, non l'ha visto nessuno. Non l'hanno mai scritto, scusate, ma nessuno scrive mai niente, cioè le cose serie si scrivono. Ma non è detto, perché... Per quel che conta, dice di aver visto il foglietto. Tutti hanno visto il foglietto, ma ci ricordiamo Berlusconi prende appunti. Pure i disegnetti. Se uno deve fare un patto, diciamo, innominato... Chi prende appunti Renzi? Berlusconi scrive. Berlusconi mentre mette prende appunti sempre, fa disegnini, sì, ma comunque, è bravissimo, fa dei disegnini geometrici meravigliosi. Non ci perdiamo... vorrei vedere il disegnino sul patto del Nazareno, mi incuriosirebbe molto. Non ci perdiamo al Nazareno, il senso è che quando era rottamatore, Napolitano e tutto quel mondo che lui rappresenta di politica che è sopravvissuta alla prima, alla seconda e probabilmente arriverà alla terza, alla quarta Repubblica, lo vedeva come un pericolo. Quando faceva quei discorsi, appunto, che lo hanno portato poi a perdere bene le prime e a vincere le seconde primarie. Quando poi è diventato quello che oggi è Renzi, cioè un elemento di sistema, un puntello appunto a quel sistema che va da Verdini a Berlusconi e a tutto quello che c'è dietro, a tutti i poteri anche imprenditoriali, ovviamente l'atteggiamento di Napolitano è cambiato, ha riconosciuto in lui qualcosa di sé. Volevo farvi vedere una fotografia, volevo farvi vedere a Michela Biancofiore la fotografia che ha postato in un tweet Matteo Salvini questa mattina mentre Renzi parlava a Strasburgo. Qui Strasburgo parla Renzi e l'aula è deserta, non gli credono nemmeno più i suoi amici. Effettivamente l'aula è un po' deprimente per essere la
chiusura di un semestre. Che dice Biancofiore? Soprattutto per essere in Europa, dove di solito la partecipazione, non tra i gruppi, ahimè, degli italiani è sempre molto cospicua. Gli italiani pochissimo, però dico, abbiamo delle liste, gli italiani pochissimo, drammaticamente poco, perché? Perché purtroppo l'Europa viene ancora concepita come qualcosa di estremamente distante e lasciatemi dire che non basta una marcia, per quanto bella, per quanto, come dire, evocativa, per quanto partecipata in una maniera incredibile, io farei lì veramente un tweet, un post, due punti, e quindi... Cioè non è che possiamo pensare che coloro che si armano di Kalashnikov, coloro che hanno le scimitarre bene lustrate, coloro che tagliano le gole si siano spaventate o facciano un passo indietro rispetto a delle manifestazioni meravigliose. Non è che l'inizio, esatto. No, speriamo perfetto. Noi. Io sono molto invidiosa nei confronti dei francesi perché dubito che in Italia ci sarebbe stato un atto così patriottico. Questo mi è piaciuto molto. Ahimè, purtroppo l'Italia è sempre quella dei campanili e diciamo che il modo di gestire la cosa pubblica anche di Renzi e del governo anche in Europa dimostra ancora di più quanto siamo campanilisti, quanto siamo appunto provinciali. Per quanto riguarda il semestre di presidenza, beh, io ho avuto l'onore di stare vicino ad altri ministri degli esteri nel governo Berlusconi, io mi ricordo un cuore pulsante del paese durante i semestri di presidenza e Renzi non se ne è occupato minimamente del semestre di presidenza, si è occupato di riforme che non servono al paese, infatti gli indicatori economici sono tutti sballati, sono tutti segno meno, mi fa sorridere che si metta la pari con la Germania. Perché io mi ricordo molto bene quando Berlusconi era in Europa e la sinistra lo criticava, voi dicevate la sinistra italiana è anti-italiana perché mette in difficoltà. Io oggi ho visto la stessa scena, cioè ho visto un Renzi che chiudeva comunque un semestre con i 5 Stelle, Salvini che li faceva bu, cioè con un paese che tende a farsi del male da solo. Attenzione, ha detto una cosa giusta a chiusura del semestre. Lei sa bene che io per prima, ma tanti anche nel centrodestra, vedevano Renzi di buon occhio. Gagliardo, delle speranze, disse lei, me lo ricordo. Esatto, Gagliardo, sì, ma adesso rimane che è Gagliardo a parole. Nei fatti, dopo 6 mesi, un anno ormai quasi di governo, rimango senza parole, perché quando lui fa queste belle evocazioni, queste pompose azioni di retorica meravigliose che ti incantano, poi alla fine dici, e quindi spetterebbe al governo, non all'Italia crederci, spetterebbe al governo far credere ancora all'Italia che qualcosa può cambiare. Ma non cambia l'Italia sulla riforma del Senato e su una riforma costituzionale che sta dilaniando la democrazia. L'Italia cambia partendo dal fisco, partendo dalla riforma delle tasse, partendo nel sono piuttosto contraria, quindi sì, voi lei, è però, sempre diciamo, il suo capo, è sempre, come però, si chiama, ma adesso è pure passata la cosa PD, c'è un noi che è correnti alternate. Il mio capo è d'accordo sul votare delle riforme, io pure sono a favore delle riforme costituzionali, anche se secondo me non erano il primo obiettivo che doveva porsi un governo che era chiamato di fatto per il quinto governo, chiamato a salvare la nazione, no? Dice l'ultimo governo possibile, non è vero, facciamo un passo indietro, peggior presidente della Repubblica come Napolitano la storia non ci consegnerà, perché ricordiamoci che Napolitano ha violato costantemente la sovranità popolare che sta all'articolo 1 della Costituzione, punto, non ha mai ridato la parola alle Camere se non quando è stato necessario a fine di una legislatura, ha cambiato 5 governi, ha partecipato al complotto conclamato europeo contro il governo Berlusconi, Maria Teresa, c'è Geithner, c'è lo stesso Obama, c'è una denuncia alla procura, c'è Alan Friedman che parla di queste cose, andiamo a vedere, perché poi dei denunce potrebbero essercene altre. Mi perdoni un attimo perché sento che vedo che Renzi sta rispondendo a una domanda, se ho capito bene, sul Quirinale? Che ha un senso a Bruxelles, proprio ieri dalle onde di Radio Radicale Emma Bonino ha annunciato una sua battaglia, forse la battaglia più difficile della sua vita, vorrei che tutti noi le rivolgessimo un pensiero, un grande abbraccio, io perlomeno lo faccio, con visto che l'hashtag è Forza Emma, utilizzo la sua domanda per utilizzare Radio Radicale tutti voi per dire un abbraccio a Emma Bonino, per dare un abbraccio a Emma Bonino in questo momento. Rispetto alle due questioni, io sarò più libero, sì, perché quando fai il presidente di tutti devi avere anche un certo aplomb istituzionale
che tutti i collaboratori hanno sempre riconosciuto in questi passaggi. Quindi è del tutto evidente che la battaglia per un'Europa più forte, ma contemporaneamente più leggera in termini di burocrazia, sarà una battaglia che continuerò a fare, che continueremo a fare e che faremo con ancora maggiore determinazione. E io sono assolutamente certo che questa battaglia sarà una battaglia da fare all'insegna dell'approccio italiano all'Europa. Me colpisce che nel dibattito di oggi, soltanto perché, dato che Renzi ha citato ed evocato Emma Bonino, voglio farlo anch'io, nel senso che Emma Bonino è il nome che viene sempre fuori quando si parla di una donna al Quirinale. Fece addirittura una campagna, Emma for President, ebbe il coraggio, no, di candidarsi davvero a questa carica che sembra invece preclusa alle donne, non si capisce bene perché nel nostro paese. Ieri su Radio Radicale Emma Bonino ha, con la consueta franchezza che la contraddistingue, ha detto in maniera molto chiara di avere un tumore al polmone. È stata una dichiarazione molto coraggiosa, molto lucida. Lei ha cominciato con la sua voce, che anche Maria Teresa conosce molto bene, molto anche sbrigativa, poi però le si è rotta la voce, si è commossa. Io voglio farvi vedere un estratto di quello che ha detto ieri Emma Bonino a Radio Radicale e farvi anche, insomma, ricordarvi cos'è questa donna, cos'è stata per la politica italiana, così poi dopo le mandiamo un abbraccio tutti assieme. Guardate. Recentemente mi sono sottoposta a dei controlli medici rutinari che però hanno evidenziato la presenza di un tumore al polmone sinistro. Non sono intenzionata a interrompere le mie attività, perché da una passione politica non ci si dimette. Quella di Emma Bonino è una passione non solo politica che dura da circa 40 anni, anche se la sua immagine è legata soprattutto alla presenza sul campo più che nella stanza dei bottoni. Ieri, in collegamento telefonico con Radio Radicale, ha annunciato in lacrime di avere un tumore ai polmoni. Io non sono il mio tumore, è solo una... voi neppure siete la vostra malattia. Dobbiamo assolutamente pensare che siamo persone che affrontano una sfida che è capitata. Una donna forte che si è sempre battuta per la democrazia e per i diritti umani. Ha sempre lottato. È stata arrestata a Varsavia sotto il regime comunista, è stata sequestrata dai talebani a Kabul. È stata commissario UE e ministro degli esteri, nonché unica in assoluto a candidarsi ufficialmente al Quirinale con tanto di campagna all'americana, Emma for President. Agli operatori dei media li pregherei di rispettare questa situazione. Dopo l'annuncio shock è arrivata immediata la mobilitazione e la solidarietà attraverso il web. Su Twitter l'hashtag Forza Emma ha fatto registrare decine di migliaia di condivisioni in pochi minuti. Ma per lei la solidarietà che conta è una sola. Spero che il vostro affetto e il vostro incoraggiamento si trasformi in iscrizione ai radicali. Lo stesso appello lanciato in un altro giorno triste, quello della mancata conferma al Ministero degli Esteri. Al suo posto Renzi preferì Federica Mogherini. Non sono un robot, sono una persona. In bocca al lupo Emma Bonino, in bocca al lupo con tutto il cuore. Io mi onoro dell'amicizia di Emma, la trovo una donna straordinaria che ha combattuto battaglie di libertà per tutti noi, bisogna esserle molto grati per quello che ha fatto per questo paese. Tra l'altro tra le prime a capire anche l'esigenza di interpretare il mondo arabo. Emma si è trasferita a vivere in Egitto, ha imparato l'arabo, cioè veramente una voce cruciale per la nostra democrazia, secondo me. Emma ha chiesto una sola cosa, di iscriversi al Partito Radicale, perché è la cosa che le è più cara al mondo, il Partito Radicale. L'ha detto anche in privato a molti amici, fra cui me, quindi io rilancio il suo appello da questo studio. Maria Teresa, perché una donna come Emma Bonino finisce sempre ai margini della vita politica italiana? Io me lo chiedo sempre. Perché una donna finisce sempre ai margini, cioè questa è una grande verità. Così, non è banale. Cioè, nel senso, una donna non finisce ai margini se fa parte di una cordata e di un sistema di potere che la porta in alto. E la povera Bonino, diciamo, l'unico maschio
a cui per le poteva fare riferimento politicamente è un maschio che odiano tutti, cioè Pannella. Marco Pannella, quindi non aveva neanche quel, diciamo, quel vantaggio, analisi impietosa, ma no, così, ma molto non aveva neanche quel vantaggio molto che realistica. So che ha un'Anna Finocchiaro essere amica di D'Alema piuttosto che Boschi a essere amica di Renzi, insomma, diciamo di avere degli uomini politici che sono, che fanno parte della loro area e di cui sono. E Emma Bonino purtroppo aveva solo Marco Pannella, che più odiato credo di non so che cosa, forse più odiato di Salvini, più odiato, insomma, uno degli uomini più odiati dalla politica italiana. E per il resto lei era, peraltro con cui era anche in continuo diverbio, in continua, cioè, chi conosce bene quel mondo là sa che lei era pendennemente sono legatissimi, ma hanno anche molte posizioni, cioè, era una donna molto autonoma, molto libera. E invece che cosa si usava per lei? Allora, quello che si usa per le altre, per farle andare su, cioè per dargli un posto di presidente di commissione, di ministro, cioè è amica di, lei per toglierle un ministero, per togliere qualsiasi cosa, si diceva è amica di, cioè di Marco Pannella, e si escludeva. Una donna che, Marco, insomma, aveva una sua totale autonomia. Mi dicono che nella conferenza stampa Renzi, ecco qui, ha detto sceglieremo un arbitro, non un giocatore, e poi ha detto Napolitano è sempre stato un grande servitore dello Stato e continuerà ad esserlo. Che dici? Come la vedi questa partita Quirinale? Chiudere il discorso su Emma Bonino, innanzitutto è molto bella e lucida l'analisi che ha fatto Maria Teresa Meli sulle coppie delle donne sempre trainate da un carro maschile, no? E è molto deprimente per noi sì, donne questa roba sì, qui, posso devo dire, dire, devo dire però è molto, molto lucida e triste. L'altra questione, cioè la tua domanda io risponderei in maniera molto brutale. Cioè, perché viene fatta fuori? Ma perché, per esempio, un Presidente del Consiglio come Matteo Renzi, prendendo la responsabilità del governo, prima di fare un hashtag in cui dice Forza Emma, giustamente in questo momento delicato per lei, però l'ha fatta fuori lei, lui, cioè, questo bisogna ricordarlo, cioè, forse la persona più autorevole che avevamo nel governo precedente, nel momento in cui sale al governo Matteo Renzi, viene sostituita con Federica Mogherini, che con tutto il rispetto adesso è ascesa a cariche ancora più importanti, ma come esperienza non era assolutamente paragonabile a Emma Bonino. Se si dovesse fare quindi se si potesse dare una risposta semplice, perché Emma Bonino, perché Matteo Renzi ha scelto così? Perché questo porta poi la politica, ci sono delle scelte e poi uno si prende le responsabilità. Tornando al discorso di Napolitano, io penso il tipo di presidenza che abbiamo avuto con Giorgio Napolitano, io non me l'auguro per il futuro, sinceramente. La vedi un po' come la Biancofiore, ha sovvertito no, la regole. Non per le stesse ragioni della Biancofiore, probabilmente. Per ragioni opposte. Io sono attenta lettrice ragioni del fatto, ma non sto cambiando schieramento. Non perché ha fatto quello che ha fatto contro Berlusconi, il complotto diciamo vagheggiato, non per quello che ha detto Renzi, no? Che è stato molto giocatore forse Napolitano, invece lui adesso io, dice vogliamo un arbitro. Io quello, se posso, a me quello che non è piaciuto della presidenza Napolitano è che ha messo in secondo piano il suo ruolo di garante della Costituzione per mettere in primo piano invece il suo ruolo di baricentro, di equilibrio tra i partiti. Cioè, io non penso che sia vogliamo sempre anche dire che la politica è di una debolezza infinita, se non c'era Napolitano crollava tutto. Vogliamo io anche penso dire che Scalfaro faceva la stessa cosa, identica e precisa? Non è cioè, la stessa Scalfaro cosa. Scalfaro impedì, come no, impedì al centro-sinistra di fare le elezioni. Prese Berlusconi, disse a Bossi fai cadere Berlusconi, pure peggio cioè, quello di quello che fanno i presidenti della Repubblica secondo da quando la politica allora, è una discussione appassionante che purtroppo devo interrompere, che bisogna anche essere molto precisi di centrosinistra, non abbiamo, abbiamo altro tempo, devo andare in pubblicità, poi non so abbiamo per il nostro sottocorona che ci viene a raccontare come il tempo che per noi è cruciale, per me specialmente che ho un mal di schiena tremendo che mi cambia quando cambia il tempo mi viene il mal di schiena, e poi rientriamo a parlare di questo perché è il tema dei prossimi giorni, lo sapete benissimo. Pubblicità. Per informazioni. Mondo italiano. Italiano. Allora, sono le 12.58 e vado a trovarci con un leggero anticipo con mio sommo Gaudio, Paolo Sottocorona. Ciao Paolo, ben buongiorno, trovato. Buongiorno. Allora, raccontaci un po' il tempo, dacci allora, qualche diciamo buona notizia, no? Temo. Che il freddo di questa mattina era dovuto al cielo sereno più che all'aria fredda che entrava. Quindi adesso un cioè, po' il cielo di sereno si paga col freddo. Si paga col freddo, sì, è sempre così. Ma nel termine di 2 gradi, 3 gradi, 4 gradi, non pochissimo. Infatti cioè, non sono sfumature, esatto, sono infatti abbastanza quella è la cosa, che sono queste escursioni termiche pazzesche forti, da forti un momento all'altro da della giornata. Da quel punto di vista le cose andranno meglio per un po'.
Perché sai che stabilità manca anche in questo campo, oltretutto. Va bene, vabbè, vediamo... la mia schiena continuerà a farmi male. La tua male schiena per i te la giorni. Devi curare, sì, sì, non avrai giovamenti dal medicina. Tempo. Non avrai giovamenti dal tempo. Allora, la situazione al momento vede l'ingresso di queste nuvole da sud-ovest, è l'inizio di un cambiamento. Nel frattempo, in attesa che un po' il cielo si copra, già in parte lo ha fatto sulle zone di nord-ovest, sull'Italia c'è una bella giornata di sole, partita da temperature, l'abbiamo visto, un pochino più basse. Adesso vi faccio vedere delle carte che ci danno le piogge previste nelle 24 ore, saltando oggi che abbiamo visto che è solo una giornata un po' di passaggio. Giornata di domani, in verde sono piccolissime quantità, quindi sarà un cielo nuvoloso con qualche debole pioggia, sulle zone alpine sicuramente un po' di più, quando si va sull'azzurro o il giallo sono precipitazioni più abbondanti. Guardate giovedì c'è un piccolo passo indietro, vale a dire il tempo migliora, restano deboli piogge fra Calabria e Sicilia, deboli piogge fra Liguria e Alta Toscana, in parte la Lombardia, però è una giornata con poche piogge. Guardate la giornata di venerdì, si presenta molto più minacciosa, perché peggiora sulle perché regioni il blu è cattivissimo, di nord, no, il blu, il giallo è cattivissimo. Il giallo è ancora più cattivo. È al di là delle Alpi, ma sta entrando, quindi questo peggioramento che inizia nella giornata di venerdì continuerà, questo già ve lo dico, nella giornata di sabato, e domenica forse comincia un po' a mollare la presa. Vi faccio vedere solo una carta, e su questa ci fermiamo per il momento, della tendenza delle temperature minime per domattina. In verde sono aumenti leggeri, in giallo aumenti forti. Quindi il freddo di questa mattina, domani sicuramente si smorza. Scusa, ma quel giallo poi... dove sta tutta quella temperatura altissima? In che zona è? Questo siamo fra soprattutto Toscana meridionale, Alto Lazio. Però quei due o tre gradi in più ce l'hanno tutti. Allora adesso mi devi dare 2 minuti, perché vi devo leggere. Sono qui a tua disposizione, sotto corona. Vi devo, anche perché ti avevo minacciato una cosa molto romantica. La foto romantica, appunto, allora, è da ieri che sto qui a spero. Parlando del fatto, come si dice, che ognuno ha diritto alla sua isola, dovrebbe avere la sua isola, Marco Lodoli dice, le nostre isole possono essere quadri, alberi, piazzette, luoghi dove la bellezza trova riparo, ma anche attimi del tempo, certi quarti d'ora nascosti in mezzo alla macina del giorno, minuti che vanno raccolti come pietre preziose. E guardate questa foto che ci ha mandato Sonia. Più romantico di così, oddio, io non bello. Ce la facevo. Quindi, meravigliosa. Grazie a Sonia, veramente bellissimo. In nessuna parte del mondo serve dire dove siamo, credo. Esatto. Va bene. Venezia è il luogo più riconoscibile in assoluto molto, al mondo. Molto, molto, molto romantico. Beh, ti ringrazio, molto bella anche il la poesia di Lodoli. Ci vediamo domani alla stessa ora. Io rientro e noi torniamo a parlare di Napolitano, noi il nostro quarto d'ora lo spendiamo così oggi, parlando di Napolitano, perché come sapete domani pare in mattinata si dimetterà il Presidente della Repubblica, sono anni strani, Corradino, io ho raccontato in diretta le dimissioni del Papa, ora le dimissioni del Presidente della Repubblica, mi capita di tutto. E, Napolitano... Però insomma queste elezioni che partono sono molto complicate, come sapete, rifreschiamoci un po' la memoria, com'è andata le altre volte? Diceva prima Maria Teresa, alla fine poi casi simili ci sono stati, abbiamo messo in fila un po' di curiosità, guardate. È stato il coro simbolo dell'ultima elezione presidenziale. Inneggiava uno sconfitto, ma anche il primo candidato scelto su internet. Non si ricordano invece cori a favore di Fanfani, candidato 2 volte e sconfitto altrettante, nel 1971 addirittura sbeffeggiato dall'anonimo francotiratore che sulla scheda scrisse «Nano maledetto, non sarai mai eletto». Del resto, le prime linee di C non ce l'hanno mai fatta, mentre alle seconde è andata piuttosto bene. L'ultimo presidente democristiano è stato Oscar Luigi Scalfaro, 6 voti al primo scrutinio e 672 al 16esimo, quando i partiti trovarono velocemente un accordo dopo la strage di Capaci. Nel 1971, per eleggere il presidente della Repubblica, ci furono addirittura 23 tentativi. La spuntò Giovanni Leone, che sconfisse definitivamente Pietro Nenni, cioè il proprio vicino di appartamento. Raccontano le cronache che l'ingresso del condominio fosse addobbato a prescindere.
Il presidente più votato fu Pertini, 832 voti al 16° scrutinio, un record imbattibile. Ma nella corsa al Colle il numero di voti non è tutto. La medaglia vera è diventare presidente al primo scrutinio, colpaccio riuscito solo a Ciampi e Cossiga. Poi c'è chi al Quirinale è arrivato solo con i voti della propria maggioranza, un'impresa riuscita ad Antonio Segni nel 1962 e a Giorgio Napolitano nel 2006. Già, Giorgio Napolitano, 543 voti per il primo mandato, quasi 200 in più alla rielezione. E questa, come sappiamo, è un altro record e un'altra storia. È capitato di tutto, l'avete visto, no? Franchi tiratori, presidenti eletti al primo turno, altri dopo 23 scrutini. Pensate che giorni abbiamo davanti, signori miei. Però oggi Maria Teresa scrive una cosa che mi incuriosisce molto. Te lo dico, Maria Teresa, hai scritto: il Presidente del Consiglio continua a essere sicuro di farcela alla quarta votazione. Ha un solo timore, che minoranza PD, voilà, ce l'abbiamo, Mineo, Grillini, Sel e Fiziani si mettano d'accordo per votare Prodi dal primo scrutinio. In questo caso, giunti al quarto, per il Premier sarebbe difficile non sposare il nome del fondatore dell'Ulivo, che alla fine non sarebbe eletto, dici tu, però certo si infrangerebbe sul suo nome il patto del Nazareno e la stabilità della legislatura. Spiegaci meglio, perché è una ipotesi suggestiva. Se Renzi andasse alla quarta votazione senza far filtrare o far capire prima chi è il nome del suo candidato, potrebbe benissimo. Cosa che fa arrabbiare il PD, perché oggi Sposetti dice: non è che ci può tirare fuori il coniglio a cappello quando gli pare. No, ma glielo tirerà fuori proprio per evitare questo rischio che io sto dicendo. Si arrivano, che so, mettiamo 100, diciamo minimo 100 deputati parlamentari del PD che fanno la fronda Renzi, minimo, perché Che vogliono Prodi. Bersani l'ha detto qui da me l'altra mattina, perché detto, vogliono per Prodi, non gliene importa nulla di Prodi. Ma non gli importa ad alcuni nulla? Importa, ad altri no. L'altra volta, no, Prodi, ad alcuni importa, ad altri no. Non sto dicendo che non importa a nessuno, sto dicendo ad alcuni importa, ad altri no. Comunque usano Prodi per, cioè usano quella cosa là per ammazzare il patto del Nazareno, Renzi, eccetera, eccetera. Poi ci sono i parlamentari grillini che, se Grillo avesse un sussulto di intelligenza vitalità politica, direbbe votate Prodi nel segreto dell'urna. Sel si sa che potrebbe votare benissimo Prodi. Quelli di Fitto, che sono una quarantina, diciamo, i ribelli di Forza Italia. Ognuno con motivazioni diverse, quindi in realtà non c'è compattezza. Ma tutti hanno motivazioni diverse, però alla fine, diciamo, si potrebbe coagulare attorno alla persona di Prodi. Quanti voti potrebbe prendere, certo, a occhio Prodi? Più di 300, diciamo una cosa che non quindi lo fa Renzi toccherebbe dire: io non voglio Prodi, che diventa un po' faticosetto, secondo me, obiettivamente. Diventerebbe difficile a dirlo. Di dire invece di sì, gli verrebbe ugualmente difficile, perché saprebbe benissimo che da quel momento si romperebbe il patto del Nazareno, e soprattutto che la quarta votazione, quelli che hanno votato Prodi, col cavolo che lo voterebbero, neanche Prodi sarebbe eletto. Cioè, sì, si può creare un problema così. Io credo che lui lo risolverà prima, penso, se, diciamo, vedendo, diciamo, se tanto vi dà tanto in politica, lui lo può risolvere prima soltanto facendo un nome che sia un nome del PD, che sia ben accetto tipo? A Silvio Berlusconi. Facciamo qualche possibilità. Io faccio un nome che magari non sarà, perché io lo dico ragionando. Allora, chi è stato il padre fondatore del Partito Democratico? Chi è stato un DS? Walter Veltroni. Esatto, a chi è complicato dire di no dentro i DS? Walter Veltroni. Allora, a quel punto un DS si deve alzare per Luigi Bersani, se lui fa il nome, e dire: no, io voglio Romano Prodi. Allora, se Mineo prima e Biancofiore poi, lo votereste Walter Veltroni? Facciamo subito un test. Il problema è un altro. Il problema è: qual è l'identikit di questo presidente e qual è il metodo? Allora, l'identikit di questo presidente, il termine diarchia... Ma in questo caso c'ha un nome. Posso dire? Il termine diarchia l'hanno inventato i grandi giornali italiani, è di un presidente fortemente autonomo da un fortissimo presidente del Consiglio. Chiaro? A queste identichette, non è quello fortemente di Renzi, autonomo, no. Io non penso che Renzi la pensi così. No, fortemente autonomo da un fortissimo presidente del Consiglio, cioè un presidente di garanzia per i cittadini, non un presidente di un parto di palazzo. Prima questione. Allora, seconda questione, qual è il metodo? Come è andata male l'altra volta nel 2013? È andata male nel 2013 perché Pierluigi Bersani si convinse che il presidente doveva essere per forza del PD. E perché?
PD governa, ha il Presidente del Consiglio, perché deve avere per forza il Presidente della Repubblica? Renzi ha la stessa convenzione, convenzione da quello che capisco io dai giornali che leggo. Per forza del Partito Democratico e deve essere, deve avere il gradimento preventivo di Silvio Berlusconi. Questa cosa si è incontrata con un sentire diverso, detto apertamente, non franchi tiratori, di una grande parte del Parlamento. A questo punto, senza dire niente a nessuno, Bersani propone Prodi, che io, come hai avuto la cortesia di ricordare, ho votato, e un pezzo del PD dice no, io voglio fare il governo con Berlusconi. Questi sono stati i franchi tiratori. Ma, insomma, non sono stati lei, altri franchi tiratori. Sono stati Mineo, lei voterebbe Prodi o voterebbe Veltroni? Ma io preferisco sicuramente Prodi, per una ragione molto semplice. Perché Prodi è più esterno, perché Prodi ha una personalità europea. Diciamo, è quello che ha battuto ha per due una volte personalità vero, però è da un pezzo che non fa politica attiva nella vicenda italiana, non è responsabile della fase che ha visto crescere una frattura fra politica e società. Quindi da questo punto di vista ma per me potrebbe essere uno non del PD con quelle caratteristiche. Allora, voi Prodi questo non lo votate, questo piacere. Mi sembra una cosa chiara che ci avete in testa, no? Ma quello che deciderà il presidente Berlusconi ancora non c'è noto. Ci ho detto, io personalmente, se dovessi pensare ad una strategia, ad una tattica, ad una strategia, sarebbe intelligente votare Prodi, perché chiaramente contrapporremmo un presidente forte ad un presidente fortissimo del Consiglio che non vuole, che è un democristiano anomalo, è un democristiano pop. Sta diventando una dissidente, è un democristiano anonimo. Cioè, facciamo perché, 41, Fitto perché, non è a 40, ma è a 41. No, Fitto, io con Fitto non c'entro assolutamente. Io sono berlusconiana e per quello pago tantissimo, perché oltre alla questione donna c'è anche la questione berlusconiani. Bisogna sapere che il punto numero uno per fare carriera in Forza Italia è non essere berlusconiani. Vi do questa notizia, tanto per essere chiari. L'ho detto anche a lui, quindi la cosa mi fa sorridere, ma è la verità. Punto numero uno per far carriera in Forza Italia è non essere berlusconiani. Io sono solo berlusconiana, quindi non mi ascrivo. Però chiaramente se uno volesse guardare con tatticismo, no. Ho detto che se io dovessi guardare con tatticismo, io non voterei Prodi, non vorrei votare una personalità della sinistra. Credo che per una democrazia che deve maturare, una democrazia che ha avuto mille problemi, soprattutto nel novennato, non so come si dica, di Napolitano, ci vorrebbe un contrappeso di equilibri. Mi piacerebbe una personalità ascritta almeno nell'ambito del cosiddetto Partito Popolare Europeo, una personalità che per una volta sia di vero equilibrio. Io poi ho detto, Casini. Io voterei, lo so che adesso Casini, vi ribellerete tutti, ma secondo me il miglior presidente della Repubblica sarebbe proprio Berlusconi, perché purtroppo farebbe gli interessi, ahimè, sarebbe di grande equilibrio, ma talmente equilibrato che favorirebbe gli interessi, ahimè, anche della potrebbe darsi la grazia da solo. Tra le altre cose, ciò detto, è chiaro che Renzi non avrà questo coraggio, perché se ci fosse stato coraggio lo avrebbe proposto lui per primo. Detto questo, mi piacerebbe una personalità, e ce ne sono, eminenti nel centrodestra, ex presidenti della Corte Costituzionale, politici che hanno avuto il coraggio di fare un passo indietro e che hanno grande, non posso farlo perché ovviamente li bruci, lo fai, cioè, però ci sono grandi personalità che hanno fatto passi indietro, che hanno fatto politica estera, che sono stati magari cancellieri, che sono graditi dalle cancellerie internazionali, che parlano 18 lingue, che magari ci danno anche un po' di gradimento. Sono ribelle, questo sì, questo me lo scrivo, io sono geneticamente ribelle, per quello non faccio carriera. Io la definirei squilibrata, perché una persona dice che è equilibrato in questa situazione politica, scegliere Berlusconi è un po' che definire la squilibrata. Stavando della squilibrata da Bianco Fiore. Squilibrata che non è equilibrio. Per parafrasare, è equilibrato scegliere Berlusconi in questo momento. Sono stata redarguita l'altro giorno da un giornalista che è un collaboratore del Garantista su Twitter, che ormai è soltanto un'azione all'insulto, per le mie opinioni. Loro fanno le vignette su internet con appunto squilibrato, con pazzo. Ma volevo dire senza equilibrio. Credo in me, Marco,
Ma non è offensivo, ho ricevuto di tutto in politica. Battuta, ma ciò detto, io credo che se ci fosse in questo paese l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, facciamo una scommessa io e te, ne ho vinte tante su Berlusconi, che il Presidente eletto fatto, sarebbe ecco, Berlusconi. Purtroppo non c'è l'elezione diretta, colpevoli sarebbe anche su quello. Ricordatevi di non sotterrarlo precedentemente. Dissociata dalla realtà, perché chi dice che oggi all'elezione diretta vincerebbe Berlusconi, cioè se compete fuori dal mondo. Perché... Anche due anni fa mi dicevano la stessa cosa, tutti quelli del politically correct, tutti i montiani dal TAN di ultimo minuto, dell'ultimo minuto, che erano tutti per Monti, dicevano Berlusconi perderà clamorosamente. Noi abbiamo perso metà del partito con questa convinzione che poi si è suicidata. Detto questo... Alla fine Berlusconi per 132.000 voti non ha vinto le elezioni. La Biancofuori ha iniziato il suo ragionamento premettendo che in quanto berlusconiana viene penalizzata dentro il partito, però se da quel punto di partenza essere berlusconiana arriviamo a queste conclusioni, forse hanno ragione loro a penalizzarla. Perché, evidentemente non sono berlusconiani loro. È obnubilata dal fatto di essere berlusconiana, non riesce a analizzare la realtà. Ci sono troppi renziani nel mio partito. Obnubilata, dissociata. E poi le donne, capito, vengono trattate come vengono trattate, sono offese, è oggettivo, quelli che si ammazzano in un'altra maniera, come se avesse un velo davanti agli occhi che le impedisce di vedere la realtà, la figura di Berlusconi le impedisce di interagire col mondo. Lillo ci dirà cosa pensa del prossimo inquilino del Quirinale dopo la pubblicità, perché hanno insulto, hanno perso. È un velo di Maya, forse il velo ce l'hai tu. Devo andare di corte pubblicità, vi leggo però come è uscito dalla conferenza stampa a Renzi, perché merita. Ha detto: devo andare via, scappiamo in Italia a finire le riforme. Pubblicità. Otto macchine, 40 persone, un motociclista solo, perché si vede che c'era carenza di moto, guardate quanta gente, e lui diceva: la mia scorta sono i cittadini. Come avete fatto? Allora, questo era un grillo stamattina a Strasburgo che guardava dalla finestra l'arrivo di Renzi e commentava lo spiegamento di forze. Marco. Ma io non condivido questa risata di Grillo, nel senso che se oggi, in questo momento storico, il presidente di turno dell'Europa, dopo quello che è successo a Parigi, dopo la manifestazione, dopo il pericolo evidente a tutti che qualcosa possa accadere, per scelta del paese ospitante ha una scorta di quel tipo, penso sia una valutazione tecnica, non è una valutazione politica. Sono norme di sicurezza. Quindi mi sembra troppo facile ironizzare in questo momento su una cosa del genere. Questo per quanto mi riguarda. Per quanto invece sul discorso di Renzi si potrebbe scinderlo in due parti. La parte del discorso di Renzi sull'Europa, quando ha ricordato la marcia, il fatto di sentire appunto per la prima volta finalmente questo sentimento di essere europeo sui valori fondanti dell'Europa, cioè fraternità, uguaglianza e libertà, quella parte lì era secondo me molto bella, cioè non era diciamo un discorso retorico e basta, era secondo me un discorso che faceva appello dei valori reali. Invece quella sull'Italia ti ha convinto meno, secondo me, ecco appunto sull'Italia, anche quello che abbiamo sentito prima, la solita litania sui dati economici. Prima di chiudere voglio dire una cosa, che domani con il Fatto Quotidiano esce il numero cartaceo di Charlie Hebdo, sarà stampato in 3 milioni di copie, che è una cosa molto importante questa. Infatti Padellaro ci fa un pezzo su questo, sulla stupidità del terrore, perché in effetti faceva 60.000 copie Charlie Hebdo, è arrivato a 3 milioni di copie e lo leggeranno in tutto il mondo. Naturalmente è una scelta anche coraggiosa, perché non è una cosa da poco, perché le vignette su Maometto sono tutte... e su Allah sono tutte lì. Allora, diciamo, spieghiamo questo. Noi pensiamo che non condividiamo tutto quello che viene scritto su Charlie Hebdo, pensiamo
che però in questo momento un giornale che viene spento dal piombo e poi soprattutto dei giornalisti, dei vignettisti che hanno il coraggio di scrivere, sentendo ancora l'ego di queste pallottole nell'orecchio, immaginando che continuano a combattere. Insomma, io penso che dal punto di vista dei valori appunto di cui parlavamo prima è importante che questa voce non si spenga, poiché è concreto il rischio che si spenga per ragioni economiche, ma anche per ragioni proprio fisiche. Sono stati uccisi il direttore, comunque le teste pensanti di quel giornale. A parte il fatto di scrivere Je suis Charlie, io per esempio non condividevo il devo tutto, uscire Marco, perdona, mi sono in ritardo, vado alla linea TG, però tanto domani continuiamo a parlare di questo. È un tema, domani delicato che va spiegato bene. Partiremo con la copia cartacea in mano di Charlie Hebdo. Ringrazio tutti i nostri ospiti, ringrazio voi da casa, pubblicità, poi il TG, domani mattina alle 11 sono qui che vi aspetto e vi racconteremo anche le dimissioni del presidente Napolitano. Mambo Italia.